Allora, buonasera a tutti. Buonasera Riccardo, buonasera Chicco. Ciao a Benvenuti. tutti. Che Ciao bello Stefano, ciao vedere. Chico. Ciao a tutti. Ce l'abbiamo fatta come al solito, diciamo sempre così, sempre un po' di corsa, però l'importante è farci. Colgo di nuovo l'occasione per salutare gli amici vicini e lontani. Nell'ultimo viaggio, i cari amici, la cara amica Mimma di Tattariman, Antonella sempre di Tattari, e praticamente voglio dire che la mamma di Chicco, che ancora ripeto, Jenny, un'esperienza in Sardegna che mi ha colpito molto il cuore, mi ha dato molta fiducia per quanto riguarda noi umani, perché uno zoccolo duro ce l'abbiamo in Sardegna, quindi quando abbiamo già un bello zoccolo duro in Sardegna è già una buona cosa per il mio cuore, ogni tanto triste per gli eventi. Quindi ci siamo riuniti qua insieme a questi due baldi giovani che porteranno avanti le memorie di tanti noi vecchietti. Per dissertare, intanto sempre come avevo annunciato nell'altra diretta col compositore Renato Falerni, con il maestro di musica, che stasera sarebbe potuto pure venire. Una volta tanto, cioè uno lo porteremo qui con noi. Appunto, Tartaria Connection. Come può essere quel film Pizza Connection? Vi ricordate quante ramificazioni c'erano? Come tutti i film, e come un film stasera che commenteremo, anche se ieri sera ne sono venuto a conoscenza tramite il buon Riccardo che me l'ha mandato, e il film Hanno clonato Tyrone, un film che praticamente, come al solito, è quello che io chiamo il primato negativo, cioè mettono, io chiamo, lo chiama anche il grande di de Veritad spagnolo, Perez. E appunto inserire cose vere in un contesto in cui tu poi le associ a cose negative, a bugie praticamente. In ogni caso, questo poi ne parlerà Riccardo del film che l'ha visto per benino. Io ho visto solo degli spunti, delle cose, ho visto il finale, insomma, l'ho visto in una maniera molto veloce, però più o meno ho capito dove vogliono andare, anche per il finale che dà modo di avere un sequel, e poi di una storia che è circolata subito dopo sull'attore James Fox, che poi ci dirà su Riccardo. Sì, ma io lo voglio raccontare il film, perché alla fine è interessante andare a Non vederlo e poi voglio magari. raccontare il film neanche io, però voglio dire appunto come questo sia un film vero, proprio il classico film da cliché hollywoodiano, in cui le cose possono essere una parte così, ma sono appunto mischiate nel loro Guarda, modo. mi è sembrato un mix tra Pulp Fiction, Truman Show. Sì, una cosa è un Truman Show In alla ogni Pulp Fiction, caso, qualcosa hanno del genere. messo dentro questo periodo, servono pure queste cose, perché era da un po' che non capitavano film in cui si risultava di nuovo forte il problema razziale, il problema della pelle. Addirittura questo film sembra quasi che richiami richiami i primi anni in cui l'antropologia criminale era un qualcosa che è sempre stato un po' aberrante, in cui appunto si diceva le teorie delle aree criminali, il fatto che addirittura si studiavano la conformazione del cranio per poter stabilire a priori che una persona, un umano, si sarebbe comportato male dalla forma della fronte, dalle arcate sopraccigliari con le ciglia unite.
Sono tutte cose che ho studiato in medicina legale, sì, una parte, ma proprio nell'esame, ho dato pure all'università questo esame, antropologia criminale. Ma proprio non auguro a nessuno di leggerlo. Comunque l'ho rivisto anche queste, un po' queste teorie, appunto al contrario, anche in questo film, in cui appunto. Alla fine tu dici, Riccardo, che devi mandare le persone a vederlo, ma in ogni caso non è che scopro qualcosa. Loro hanno messo come causa il fatto che se agivano sui cloni riuscivano a renderci tutti uguali, senza colori di pelle o di cosa, vedi? Queste sono le vere favole che raccontano, cioè il motivo per cui si clona poi in alto, è anche un motivo che dice potremmo eliminare tutte le guerre, tutte le incomprensioni, basta che vi rendiamo tutti simili, stessa colore di pelle, stessi colori di capelli. Allora, infatti quello aveva detto pure, ma com'è, mo da domani ad Harlem tutti neri con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Dice no, no, dicono lì dall'alto gli scienziati. Ci vogliono generazioni, le solite loro generazioni, che tra l'altro basterebbe proprio a ridosso del flow, ecco come ragionano, che tu fai una cosa, la fai in quel momento, quando questi bambini sono tutti neri, sbiancati a maniera di Michael Jackson, secondo questo film, tu potresti subito farli tutti biondi e poi. Non basta, non servono diverse generazioni. Tu potresti già quella generazione di biondi e sbiancati, gli puoi raccontare quello che vuoi quando sono ancora giovani, come abbiamo visto in tutte le loro agende. Tutto si ripete. Ok, io appunto torniamo a Tartaria. Tartaria è un nome che ormai è sulla Aspetta, bocca Stefano, di tutti. Dimmi. scusa un secondo, per non passare, così facciamo un attimino come sono arrivato a questo film. Ah, continuiamo col film. Aspetta, che il gatto mi distrugge a casa, aspetta, È tu eh. sempre sto gatto che ti distrugge casa. Annaggia, i gatti siamo noi. Chicco, cosa Guarda, racconti? Com'è il Stefano. film? Io sono arrivato al film grazie a Riccardo, che mi ha detto guardati il film se ce la fai prima della diretta, e così ho fatto. Ho E così seguito il devi. suo consiglio, ho finito di farmi la doccia 10 minuti fa. Un film Vabbè. eccezionale, lascio parlare Perché tu Riccardo. appunto e Sì, prima che parlate. torni il gatto, altrimenti un casino. Allora Non parlatene adesso, c'è il gatto, è scappato. Allora, no. Mi ha incuriosito perché ho visto la storia di questo dall'attore principale, anzi, c'è cioè, il. Sono due gli attori principali in teoria, però uno è famoso e l'altro è meno famoso. L'attore famoso, com'è che si chiama? Chicco, scusa. Jamie Foxx, quello che ha fatto anche Ray Charles, che ha vinto l'Oscar con quel film. Ok, vabbè, io non li so, questi li conosco di vista, così so chi sono, se lo vedo lo riconosco, ma non so il nome. Comunque, questo Jamie Foxx, ho visto la sua storia che ha avuto recentemente, non so se un aneurisma, un ictus, qualche cosa, qualche accidente brutto. Ed è riapparso dopo diversi mesi che era scomparso dal pubblico per rassicurare i suoi fans che si era ripreso. E insomma, hanno detto tutti quanti hanno iniziato il tormentone che fosse un clone perché anche i lineamenti e cose non combaciavano molte cose caratteristiche tipiche riconoscibili dell'individuo. E quindi hanno iniziato a dire che era un clone come il film che aveva fatto. Ok, poi lui ha fatto un altro video dove dice che lui non è un clone, ok? Quindi c'è cioè, proprio il massimo in risposta a quanti hanno detto e supposto che lui fosse un clone. E niente, allora così, mi ha incuriosito, sta a vedere il film, e a metà film gli abbiamo mandato il messaggio ieri perché ero, diciamo, colpito da alcune cose particolari su argomenti che trattiamo ultimamente, anche sulle frequenze, sui canti, perché ci sono alcuni spunti in questo film che sono veramente incredibili. Secondo me è un mix tra un Truman Show, fatto però sviluppato alla Pulp Fiction, tipo la Quentin Tarantino, no? Però è una storia un po' particolare. Niente, quindi interessante da vedere. Hanno clonato Tyrone. Iron. Tyrone si trova tranquillamente in streaming. Vabbè, il sito non lo diciamo per non.
non avrei magari problemi. Comunque, niente, ragazzi, era così. È interessante andare a vederlo e si ricollega molto con gli argomenti che stavamo trattando ultimamente. Scusami, Stefano, adesso possiamo andare a parlare dell'argomento principe che è Tartaria. Beh, io vorrei sentire qualcosa sul film da Chicco. Ah, su, sì, scusa. È Scusa. sempre Tartaria, ma l'ho visto. È la prima volta che facciamo una diretta a tre, ragazzi, quindi ci incasineremo. Allora, io ringrazio Riccardo per avermelo segnalato perché non sto più guardando TV. Niente, se si sorpassano i primi 5 minuti, che sono, io mi chiedevo perché Riccardo mi ha consigliato questo film. Poi si apre un mondo. Si apre un mondo nel momento in cui, non voglio fare spoiler, un vecchio dice al protagonista: è dentro l'acqua. E il protagonista risponde: lo so. Già questo apre praticamente uno scenario e si incomincia a guardare il film con altri occhi. Ma la cosa particolare, secondo me, di questo film, a parte la storia di Jamie Foxx, anche su quello, secondo me, ci serve da concentrarsi, perché questo film è un concentrato, come ha detto Ricky, di tutto quello di cui noi stiamo parlando. Togli Tartaria, che sembra che non abbia connessione. Allora, c'è un fuoco di fila di indicazioni che praticamente è come se loro stessero adempiendo a un obbligo di verità. Io non ci vedo tanto una forma di programmazione predittiva. È vero che l'industria di Hollywood e di Netflix lavorano sulla psiche, lavorano di fino e ci vogliono portare su un certo sentiero. Ma secondo me nei messaggi dei film spesso è nascosta tramite la finzione proprio la verità. E in questo caso dobbiamo chiederci: ma è un qualcosa che riguarda solo il futuro o riguarda anche il passato da cui, cioè, che stiamo indagando e da cui noi veniamo? Perché tutto quello che loro raccontano in questo film, addirittura in un certo momento, e questo non è uno spoiler sulla trama, si vedono praticamente delle luci esagonali, giusto Ricky? C'è la parte con le luci esagonali sopra le incubatrici. E uno dice: queste incubatrici non sono altro che le trasposizioni moderne di quelle incubatrici che noi abbiamo visto, non sappiamo se su foto reali o foto taroccate col digitale, questo non possiamo saperlo, ma quelle incubatrici che abbiamo visto ai protagonisti nelle fiere di fine 1800, a proposito dei treni degli orfani. Scusa, e allora Quindi ripeto il titolo. Stiamo analizzando un film che si intitola Hanno clonato Tyron, scritto Tyron. Vai. Io ci ho visto molti collegamenti anche con il nostro possibile passato, come se loro stessero facendo un adempimento all'obbligo di verità, non solo per il programma che hanno in futuro, ma anche per i reset passati. Perché se noi stiamo supponendo che quello che sta accadendo adesso sia un qualcosa di ciclico, che trova la sua ragione d'essere in cicli della storia e in cicli che si ripetono, anche se leggermente modificati, questo film potrebbe proprio spiegarci quello che sta avvenendo. Di più non mi sento di dire per non rovinare la visione. Posso solo dire che nella particolarità di stile di questo film è assolutamente interessante. E probabilmente quello che è capitato a Jamie Foxx, per chi non se lo ricordasse nel ruolo di Ray Charles, aveva anche il ruolo di allenatore in Ali, nel film con, come si chiama, il nero Will Smith, quando interpretava il campione di pugilato. È un film recitato bene, realizzato bene, ci sono grossi investimenti dietro e I qualcosa ce l'ha. giovani lo conoscono a Jamie Foxx perché ha fatto Django di Quentin Tarantino. Django, è vero, Lui è vero, è era vero. Django. Ah, l'ho visto anch'io, sì, quello è un bellissimo, film sì, che. è vero. Comunque, questa è la mia ottica che si ricollega ai reset passati. Chiudo per non. Bene, io mi metto in mezzo un attimo perché io non l'ho visto come l'avete visto voi nei particolari e quindi mi fa tanto piacere perché l'ho visto alla mia maniera, sintetizzata, tipo quando metti un disco a 78 giri, no? Quindi in 5 minuti. Però
dice buonasera ragazzi, dice un commento di Angelo De Rosas, stasera un trittico delle delizie, se me lo consentite, no? Allora, io questo trittico delle delizie, non lo so perché, ce l'ho avuto proprio l'impressione quando, perché era come se me l'aspettassi, ogni volta che abbiamo affrontato argomenti particolari che si entrava, usciva sempre qualcosa, o una canzone, o il film, o un dibattito, qualcosa usciva che aveva a che fare. In questo caso loro parlano, hanno clonato, quindi parlano di interventi su un genoma umano. Quello che ho parlato del trittico delle delizie e del fatto che adesso andrò a vedere i particolari per vedere se c'è in mezzo anche un qualcosa che si sono rifatti al trittico, perché Hieronymus Bosch appunto parla continuamente e mostra un sacco di particolari per quanto riguarda le cannule, l'inseminazione in vitro, l'intervento sulle varie tipi di donne, fino a che in quel caso là lui, dopo la Lilith che non è andata bene, hanno finalmente trovato la Eva, ricordate, no? E quindi in questo caso anche quel signor anziano, il dottore, che era un clone, ma no, lui ha detto io non sono un clone. Però lo stai raccontando così, stai. Ah no, però io volevo, ho raccontando, figurati. Guarda, cambiamo di scusa, Chico è stato bravissimo a dire tutto e non dire niente, io non ero capace, quindi... Va bene, comunque fatto sta che dire, clonato, dove è nato fuori, dove... Il clone si può dire, ok. Sì, sì. Allora, che è quella che sono dei cloni in mezzo, è vero, che c'è un sottomondo, è vero, quindi c'è un Truman Show e c'è un bel mix di, anche riguardo al discorso che stai facendo nelle puntate con Renato sulle canzoni, sulle melodie, su certe cose che in quel momento proprio ti ho mandato subito il link del video. Bene, poi non si vede. No, questi sono i miei appunti di tutti i punti del film, Ricky, poi te lo passo. È una marea di riferimenti. Però guarda, magari fra una settimana ne riparliamo proprio del film, sperando che chi ci segue l'abbia visto. Quindi insieme, chi non ha visto ancora questo film, prima si guarda il film e poi si segue la nostra diretta, così magari a più tempo. Una settimana, 10 giorni, perché è molto interessante, è pieno di spunti, però adesso è difficile proprio riuscire a fare una disamina senza raccontare il film, perché bisogna vederlo e basta. La prossima diretta, spoiler, hanno clonato Tyrone. Se non l'hai visto, non guardare. Va bene, basta allora appunto spoilerare e fare pubblicità a loro, e adesso torniamo alla nostra pacifica e ordinata confusione. Allora, vai Riccardo. Ah, proprio io devo partire. E Chico, io lo vedo più ferrato in tema di Tartaria, eh? No, sei il mio maestro. Ma sei il mio maestro, io seguo. Poi ora Tartaria come termine io non l'ho praticamente mai usato, proprio perché secondo me la civiltà antica era come adesso, super interconnessa in tutto il periodo, sia nelle comunicazioni che negli spostamenti, probabilmente molto, molto, meglio di adesso, e quindi c'era, diciamo, una sorta di umanità globalizzata, però ogni area del mondo, come adesso, aveva le sue differenze culturali, quello si vede anche nelle differenze strutturali, no? Dei templi Wat, magari nella parte asiatica del mondo, cioè nella parte asiatica, mentre nella parte nostra non vedi quelle strutture lì, ma ne vedi altre con le stesse probabili funzioni. Però quello che dico io è che, secondo me, guardando adesso da diverso tempo in tutte le città, in tutte le cose che io vedo che sono storiche o pseudo-storiche, noto che mi sembra di essere dentro Legoland, cioè io vedo ormai tutte queste strutture, anche questi grandi edifici, questi palazzi, comprese le cattedrali, comprese queste grandi strutture con i colonnati, come se fossero tutti quanti stati assemblati come dei grandi Lego. Ciò significa che ci doveva essere, secondo me, un
comparto industriale fortemente sviluppato, è altamente specializzato, ma come comparto industriale io penso anche a alta tecnologia, cioè nel senso che tutte queste strutture qua, secondo me, possono anche averle costruite in un tempo relativamente breve e non utilizzando tantissima manodopera, semplicemente col fatto che c'era la progettazione col computer, anche la realizzazione, probabilmente con delle stampanti 3D o chissà che cosa, oppure anche in molti casi con degli stampi. Questo si vede anche perché cioè si vede, poi bisognerebbe fare vedere delle immagini, però questi argomenti poi magari li affronteremo più dettagliatamente quando faremo vedere bene le immagini e le commenteremo. Però questo per farvi capire che secondo me c'era quindi un'industria dove si progettava tutto. Si realizzava la maggior parte dell'opera, poi venivano trasportati tutti questi blocchi e tutti questi pezzi sul posto, in loco, e venivano assemblati e tirati sui palazzi in breve tempo. Poi questo si può anche vincere, ad esempio qui vicino a Berlino, fuori Berlino c'è Potsdam, spero di riuscire ad andare la settimana prossima. In questi giorni spero di andare a Potsdam comunque, perché lì ci sono, c'è il giardino di Sanssouci. È meraviglioso. Se venite a Berlino, comunque in questa zona, andate a Potsdam, che è vicinissimo, in treno si arriva in un attimo. Ci sono tutti i giardini con tutte queste ville, palazzi, queste regge, no? E molti sono dei palazzi che i Kaiser si dice che avessero copiato in giro per il mondo. Ok, cioè tipo andavano a Parigi, gli piaceva quella determinata struttura e se lo facevano quel palazzo e se lo facevano riprodurre per sé come residenza reale, ok? E sono riproduzioni magari anche un po' più piccole, con dimensioni diverse, però precise, identiche. E quindi io mi chiedo, ma come faceva questa gente? Cioè andava in un posto, magari anche dall'altra parte del mondo, vedeva un edificio, gli piaceva se lo faceva rifare uguale in casa sua, così. Come faceva? Anche, cioè devi pensare a realizzare una cosa del genere. L'unico modo per farlo è che ci fosse una diciamo, produzione a livello industriale con una progettistica computeristica dove tu facevi dei progetti e potevi creare magari diversi pezzi di del Lego, un po' come il Lego. Non so se mi sono spiegato. Quindi questo fa capire anche che dare tutto quanto per Tartaria, tutto quello che noi vediamo, dal mio punto di vista, io difatti non ho mai parlato di Tartaria nello specifico nei miei video da solo, se non in dirette con voi, perché cioè, è una cosa che l'impero tartaro non possiamo, è un po' come adesso nel futuro dovessero fare delle ricerche e trovare un sacco di reperti un po' in tutto il mondo con su scritto Made in Cina. Cosa potrebbero pensare quelle genti? Che un tempo tutto il mondo era sotto il dominio della Cina, perché trovi. No, invece non è così. Perché ognuno ha la propria identità e poi magari certe cose che producevano in un punto venivano portate altrove. Poi se vai a vedere questo discorso qua, lega molto anche. Io, per esempio, sono stato a Cuba, all'Havana, tempo fa, ero rimasto stupito anzitutto dalla bellezza della città, come strutture architettoniche e cose. Era una bellissima città, capitale europea del sud Europa, però, tipo Atene, Roma, ok? Aveva degli edifici bellissimi, a parte vabbè, la città che sembrava bombardata, tutte le zone. E lì vedi anche la differenza, eh? Perché queste città, tu vedi, i centri storici sono enormi, ci sono tanti palazzi storici, che sono tenuti più o meno bene. Tutto il resto della città sembra una città bombardata. Quindi se tu devi fare un bombardamento e dire abbiamo raso al suolo quella città, vai a fare un bombardamento selettivo, radi al suolo quello che è già tutto diroccato, come adesso in quest'ultimo secolo stiamo facendo con questo tipo di costruzioni che più passano gli anni e più si deteriorano, un domani dovranno pure essere demolite tutte queste abitazioni che hanno costruito in blocco. E come le demoliscono? Facciamo finta di fare una guerra, bombardiamo una città e buttiamo giù tutti quei quartieri e li ritiriamo su. Ok, adesso sto un po' divagando, però questo era per dire la cosa della Tartaria. Adesso poi io non so tu, Stefano, come stai rivedendo la storia della Tartaria o cosa vuoi No, dire in non, merito, però non... quello che io voglio dire anche quando si parla di Mod Flood, ragazzi, allora qui fuori Berlino bisogna essere un po' osservatori. Io ho la fortuna di vivere qua e
di sentire anche le storie che si raccontano qua. Praticamente si dice che dopo la seconda guerra mondiale abbiano preso gran parte delle macerie della città, le abbiano tutte radunate fuori in un punto e abbiano si è sorta una collina. Cioè questa città è praticamente pianura e quest'unica... Pure Testaccio dice che è nato sui cocci dell'ampore di vino. Se tu demolisci, se tu in una strada hai 20 palazzi, di cui 5 o 6 o 7 che sono quelli storici che ti interessa mantenere, gli altri che sono tutti quelli che devi demolire, vai e distruggi tutti gli altri 7 e lasci quei 3 intatti o 4, ok? E gli altri puoi ricostruire nuovi. Quelle macerie, come fai? Mica prendi i cavi e le porti via, è troppo lontano. Le fai, pianeggi il terreno, ok? E poi sopra ci devi, lo devi giusto ricoprire. Perché poi se andiamo a vedere, cioè, non è solo fango, cioè, ci sono proprio detriti. Avete visto le foto che vi ho mandato, la foto di mio fratello nel nord della Germania? Nella foresta, proprio vicino agli alberi, che non riescono a mandare le radici in profondità perché devono essere tutte in orizzontale, perché ci sono sotto, ci sono delle mura, ci sono strade, ci sono tralicci, c'è di tutto. Quindi cosa vuol dire? Che questi non è che devono per forza fare un big mud flood per coprire tutto, eh. Questi basta che tirano al suolo, ti cospargono bene i detriti per fare una sorta di piano e poi copri, colata di cemento, colata di terra. È facile coprire queste tracce, oppure fai, ci sono tanti modi per coprire le tracce di una civiltà precedente, la disintegri e poi la sotterri. È così che fanno molte volte, non c'è neanche tanto bisogno di scervellarci. Poi sicuramente anche il Big Mud Flood, cioè tipo la grande alluvione di fango, ci sono prove evidenti anche che tu vedi che c'è stata una cosa anomala, ancora differente. Però, ripeto, secondo me tutte queste cose qui legate tutte quante insieme non ci vuole troppo a far sparire una città in questo modo e far sì che poi i palazzi che rimangano sono un po' più interrati. Ok, metti, perdono uno, due, hanno perso uno o due piani. Però tutto il resto l'hai cancellato e poi tutto il resto te lo ricostruisci nuovo come vuoi tu. Vi cedo la parola, non volevo monitorizzare troppo. Bene, volevo dire una cosa. Ormai mi sono reso conto e penso che non sia un caso che tu sia andato a Berlino così, perché Berlino, il berlinese, quella zona è stata una vera e propria riscoperta, perché già dal parco del King Garden, contando poi la famosa Potsdam, perché Potsdam, la Versailles berlinese, Potsdam ce la ricordiamo perché è da lì che fu firmata la prima guerra mondiale, e poi perché era chiamata la Versailles berlinese, la Versailles tedesca, ma è anche un concentrato di edifici eterici. Penso che sia una delle città, di quelle che hanno lasciato, dove ci sia più concentrazione di tutte queste cose. Tra l'altro fu anche, ecco, vedi come quello che magari voi, chi ci segue, la complessità di poter studiare veramente, avendo, come fanno adesso tutti quanti, come hanno sempre fatto, tu inventi una storia, poi fai i suoi libri, tu te li vai a vedere, visionare in biblioteca, ecco, sai la verità, ma è la verità di una favola. Ora, io dico, no? Praticamente quanto sia difficoltoso, uno pensa, magari vedi, ha detto Potsdam, chi ci pensava? Io un tempo invece la incontravo spesso e non so mai andato oltre. Adesso lui, fortunato, Riccardo, va a Potsdam, considerando poi che nella mente ti viene in mente tutto, perché immaginate 1600-1700 da allora datazione, l'editto di Potsdam, l'editto sulla tolleranza, fu una boccata d'aria per tutta l'Europa, ma la gente rimane colpita dal fatto che con questo editto della tolleranza, gli ugonotti,
tutti, anche gli stessi che sono scappati da qua, gli umiliati, sempre i soliti, i paterini, tutti quelli che avevano problemi, in questo caso con le autorità costituite, c'è stato con questo editto in quella zona che, guarda caso, si ritrovarono una zona dietro Potsdam desertificata, cioè una zona senza anima viva. E allora vollero fortemente con questo editto della tolleranza far venire tutti questi, diciamo così, oggi li rivediamo nell'agenda, che li chiamano in un'altra maniera, vediamo i migranti, vediamo la situazione che hanno creato in Africa, vediamo tutte le storie delle minoranze, vediamo i clochard, ma vediamo anche un certo tipo di ribellione che può essere magari gli stessi vegani, come li rappresentano, eccetera, eccetera, sappiamo tutte queste cose. Immaginate che fanno un editto in una zona che tutto un tratto, che deserto adesso ce n'è tanto, e accettano tutti questi profughi in questo posto. E così è successo con le ditte di Nantes tra il 1660 e 1668. Ritornando a prima ragionamento, questo sempre per dire che si apre, ecco perché io vorrei, se potessi, il sogno mio è fare non queste live ma fare proprio incontri di studio, perché non immaginate, a parte Chicco c'è una biblioteca che ci rimarrei sepolto sotto quei libri, ci rimarrei la settimana e me li leggerei tutti, antichissimi, è bello, c'hai proprio... una collezione di motociclismo in auto, che roba era, degli anni 90, non credete chissà che cosa, ma c'ha delle collezioni di libri che partono dal 1700, e c'è addirittura un libro che ho fatto la foto, ve la devo far vedere, che si vede proprio 1700, scritto I, perché continuano, I 713, Jesus, Gesù, o I Jesus 713, invece del 1713, e poi continua a parlare, a scrivere, e tu leggi che la I la vedi uguale a quella I che poi hanno camuffato in uno. Quindi è inutile che adesso rivediamo, io non è che sto buttando giù la Tartaria e la nego, come non negherò certi studi de Fomenko, non è che possiamo portare avanti delle cose e poi renderci conto che siamo come bandierole al vento. Il fatto è proprio questo, che è molto complessa la cosa, perché ci ritroviamo di fronte addirittura a fare delle indagini sui film, su queste cose, perché è proprio da lì che capisci, ma anche sugli stessi apparati, anche sulle stesse macchine, che dice, sull'elicottero, su come ci hanno costruito queste cose, è tutta un'energia sporca. Quindi noi, per poter capire quella bellissima tecnologia che c'era un tempo, loro apposta hanno rivoltato questa cosa, tipo, invece di darci subito l'energia come veniva sfruttata loro, e al limite, se proprio non volevano usare certi apparati quasi magici, usavano il drone tipo a 8 eliche dall'alto, che è ben diverso da come funziona la forza centrifuga di un elicottero, che invece è considerato, è come se tu avessi una macchina, diciamo così, un trattore del 1910, lo paragoni all'ultimo uscito della Lamborghini, per capirci di che cosa stiamo parlando, cioè di questa tecnologia incredibilmente ancora nascosta, purtroppo, a noi, per quanto riguarda tutto quello che poteva fare, tutto quello, immaginate, ci pensavo oggi proprio al lavoro, cioè, era una buona cosa che tu non lavoravi certo come si lavora oggi, e come viene sfruttato oggi, parlo proprio fisicamente, che tutto è fatto per accorciare l'età, le ore sono quelle che sono, se poi lavori seriamente duri poco, sia che sei un lavoratore specializzato, sia che sei un calciatore, o addirittura se sei uno dell'atletica, come è stato il grande Mennea, il povero Mennea, che a 60 anni già aveva lasciato, come tanti,
ti consumi letteralmente, perché non credo che siamo venuti qua, come si diceva, il fiato è contato, i respiri sono contati, non è che sto fatto, vabbè, questo è un altro discorso sul fatto di come loro abbiano usato la loro enorme agenda, che poi alla fine è enorme nel senso che tocca tutti i campi, alla fine sono sempre quelle cose, quindi noi non abbiamo idea di che quando parliamo della tecnologia che c'era un tempo rispetto a quella stravolta e primitivizzata, proprio ce l'hanno resa primitiva proprio perché avevano bisogno, leva il wireless, inventa di un Edison che fa tutta la trafila col Tesla, le cose, tu perdi la concentrazione, intanto pam dal wireless, da quei tram che vediamo ancora, qualcuno si muoveva i primi del secolo senza uso di fili o di che dovevano toccare quel manubrio sopra la corrente, hanno iniziato levando il wireless e mettendo i fili, quindi tutta questa storia è ancora più difficoltosa perché tutta una storia come un gambero che cammina all'indietro, quindi praticamente tutte le cose e la testa poi col fatto di queste lingue quasi inutili su certe cose che ci hanno addomesticato, questi francese, inglese, latino, tutte lingue che non ti fanno arrivare al completamento di quello che è il magnifico pensiero che c'hai in testa, fino a che poi quando lo stendi, come diceva Mallarmé, sul nudo foglio bianco difeso dal suo candore, perde tutto il suo candore, perché i pensieri, anche a stenderli sulla carta, se veramente vogliamo essere onesti, molte volte perdono proprio di quello che è l'emozione che tu vuoi portare. Io invece penso che con un linguaggio universale o con quello che c'era prima e con la tecnologia proprio naturale e il fatto che avevamo, che ci hanno, non che non le abbiamo più, ma che sono riuscite a disattivare anche a noi tantissime, ma innumerevoli poteri di poter proprio che noi rivediamo adesso quando magari come ci siamo incontrati noi e siamo 448 subito come se tra noi come se ci fossero rincontrati dopo tanti viaggi dei fratelli, ognuno tornava al suo lido, alla sua petrosa Itaca, diciamo così. E quindi chiudo il discorso e passo a Chicco, dicendo appunto questa cosa importantissima che dovremo sempre più analizzare, di come la tecnologia era variegata, potente, era innumerevole in tutte le razze unite del mondo. Poi loro ci hanno dato in pasto una di queste razze, che sono i Tartaria, ce l'hanno dato in pasto dopo però una disinformazione pesantissima, perché ora lasciamo perdere chi non segue libri o fumetti, ha fatto una vita diversa, ma anche gli stessi che preferivano andare a giocare a pallone o andare a arrampicarsi sugli alberi dei mandorloni o delle ciliegie, anche loro hanno sempre sentito parlare, mamma, loro hanno sentito ultimamente quell'altra invenzione di mamma li turchi, ma degli unni, quanti film sulla crudeltà del tartaro, del mongolo, la carne alla tartara, è proprio un fatto che loro, appunto, tutte queste informazioni poi che c'hanno di com'era una turma, di com'era un'orda, di come mettevano la carne sotto la sella, a contatto col sudore salato del cavallo, la carne cruda si diventava quella, la carne macerata, praticamente la carne tartara, quindi eccetera eccetera. E con questo dico che la Tartaria fu una parte importante di tutte queste razze unite del mondo, come e tutte quante collaboravano in una certa maniera, sentire il discorso che erano razze unite del mondo, arrivare a un discorso, queste formazioni anche di film, non è la prima volta che si sente sempre o a livello
di grandi pensatori, di stermini di massa, genocidi. Adesso il fatto di dare a tutti la pelle allo stesso colore, cioè sono cose perché lo possono dire loro, perché siamo usciti fuori da ogni seminato, si dice noi, allontanandoci sempre più dalla natura, inculcandoci le loro mode, non riusciamo più a comprendere veramente il potenziale che è dentro di noi per comprendere e andare avanti. Vai, Chicco, tocca a te. Allora, i vostri discorsi sono bellissimi. Io prendo spunto un po' dall'uno, un po' dall'altro. Sapete com'è il mio processo di indagine? Cioè, io seguo quelli che penso siano i migliori ricercatori che ho inserito nel manipolo e poi traggo le mie conclusioni. Io cerco sempre di usare il rasoio di Occam. Ne abbiamo già parlato un minimo con Stefano dal vivo, con Ricky, ne abbiamo parlato nel corso di varie telefonate perché ci messaggiamo sempre. Allora, io cerco di ricondurla molto a semplicità. Cioè, come ho detto nella diretta, qualche diretta fa con Ricky, io penso che quello che è cambiato è il nostro modo di guardare la realtà che è davanti a noi. Cioè, mentre prima non facevamo... No. Ci siamo? Ci siamo, sì. Ragazzi? Stefano è bloccato, ok? No, ci sei? Stefano è senza audio, Stefano. È tutto l'audio, Stefano. Attivo l'audio. Ok. Sì, siamo rimasti... L'ultima parola che hai detto, No, è che oggi ci facciamo caso, alle costruzioni, al modo di costruire gli edifici, eccetera. Allora, io avevo scritto un articolo che era La finestra tartaria, in cui prendevo posizione sulla domanda che era stata lanciata in rete, ma non è che Tartaria sia un caso di distrazione di massa, una operazione psicologica, un po' come quello che dicono a proposito della terra piana, eccetera. Ma secondo me, in realtà, la questione è molto facile. Come dice Riccardo, si tratta di una forma di civilizzazione, una forma di industrializzazione, dietro la quale ci deve essere per forza un sistema economico e sociale che supporta l'evoluzione che c'è in una determinata era storica. Allora, secondo me, noi parliamo di Tartaria, ma in questo a me piace pensare non che loro ci abbiano dato in pasto qualcosa, ma che qualcosa sia sfuggito al loro controllo, nel senso che noi abbiamo cartine in casa, mappe recuperate al mercatino dell'usato, recuperate nell'antiquariato, in cui proprio c'è la parola Tartaria. Noi abbiamo una mappa della cosiddetta Asia Noviter delineata, in cui c'è proprio rappresentata la Tartaria. In mezzo a una mappa molto più grande c'è rappresentato il costume dei tartari. Allora, io penso che questi abbiano ampi poteri di controllo, ma non talmente pervasivi da controllare tutto. E allora penso che quella civiltà che poi hanno voluto occultare ai nostri occhi di, tra virgolette, moderni, contemporanei, non sia altro che l'espressione con la quale oggi noi contraddistinguiamo, definiamo un'era storica che ha avuto una sua evoluzione come espressione di un qualcosa che magari è esistito prima e che è transitato quasi fino ai nostri giorni. Faccio un esempio che tu hai visto con i tuoi occhi, Stefano, che ho mandato a Riccardo in foto. A casa noi abbiamo la riproduzione di una fotografia che riguarda la Basilica di Bonaria, che è la basilica più importante di Cagliari, che tra l'altro si racconta sia quella che ha dato addirittura tramite appunto il nome della Madonna di Buonaria alla città di Buenos Aires in Argentina. Ora, in questa foto del 1850, la Basilica di Bonaria è rappresentata come avente un solo piano, il piano terra, è come se avesse subito un bombardamento. È una roba impressionante. Ora, io che sono cagliaritano doc, non avevo mai visto questa foto e pensavo che la Basilica di Bonaria fosse risalente a tempi molto antichi.
Andando poi a studiare, ho visto che il municipio, altro esempio di edificazione con stilemi tipicamente tartari, è stato edificato nel 1900. Il bastione è stato costruito con la passeggiata coperta, altra opera meravigliosa, e per chi non è di Cagliari invito a vedere le foto sia del Palazzo Ottone Bacaredda che del bastione che della Basilica di Bonaria di Cagliari. È stato edificato anche il bastione a fine, cioè a inizio 1900, il che ci dice che le ultime edificazioni tartare, o almeno con quegli stilemi, sono arrivate immediatamente prima della prima guerra mondiale. Immediatamente prima. Noi poi con la prima guerra mondiale, oltre alla distruzione di molte civiltà, abbiamo avuto anche che cosa? È caduto l'Hindenburg, è caduto il Titanic nel 1913. Abbiamo degli esempi di tecnologia che nell'arco del successivo ventennio sono venuti meno. Allora, riconducendo l'indagine alla totalità del piano su cui poggiamo i nostri piedi, noi abbiamo dei reperti tuttora esistenti in America del Nord, in America del Sud, ce li abbiamo in Oceania, ce li abbiamo nell'Asia. Ma non come quelli che adesso stava dicendo Riccardo, per esempio, che riguardano la Thailandia, ma abbiamo proprio palazzi in quello che noi definiamo stile neoclassico e che noi associamo alla cultura tartara, e li abbiamo a Pechino, li abbiamo in Giappone, li abbiamo a Melbourne, a Sydney. Non è spiegabile. Allora, in una delle stampe che ho io a casa, che appartengono alla raccolta enciclopedica illustrata Il Teatro Universale, datato 1836-1839, quindi non c'era ancora la foto come riproduzione su carta, noi abbiamo una foto che ritrae il terremoto di Lisbona del 1776. In questa riproduzione, in questa stampa, noi abbiamo che vengono dipinti palazzi in stile tipicamente tartaro, e abbiamo addirittura sullo sfondo dei campanili o delle torri, che dir si voglia, che insistono ancora ai margini della parte della città distrutta. Questo cosa vuol dire? Che se non altro nel 1776 noi avevamo già quel tipo di edificazione. Ma se si continua a indagare, Riccardo di sicuro ne sa molto di più sulla Germania, ma un esempio che c'è ritratto in queste raffigurazioni del Teatro Universale è quello della Cattedrale di Friburgo. Ci ho scritto un altro pezzo anche su questo. E la Cattedrale di Friburgo viene datata intorno al 1100. Allora, cosa è successo? Al di là delle datazioni, è intervenuto un qualcosa che ci ha fatto dimenticare una determinata civiltà? Secondo me, qualcuno ci ha messo sulla giusta strada aprendoci gli occhi. Questa è una mia personalissima teoria. Al di là di questo, per esempio, ho sentito David Wells, che ha detto che secondo lui Tartaria era solo in Russia, che è una teoria, per carità, rispettabilissima. Per come la vedo io, però, e mi sembra che la stessa teoria sia sostenuta da Dana, e di sicuro come ricercatori sono molto più approfonditi di me, io nel mio cercare di riportare al rasoio di Occam, propendo per la teoria che noi contraddistinguiamo Tartaria semplicemente come epopea umana, come era storica di una determinata civilizzazione che seguiva un determinato standard tecnologico che è stato occultato, volutamente nascosto e sostituito con quello che stiamo seguendo oggi. Tipo l'esempio dei grattacieli in vetro, della corsa verso l'alto e la corsa verso il brutto, di cui magari Astana è capitale mondiale. Non è altro che uno stilema architettonico diffuso in tutto il mondo che ci dice quale sia il sistema sociale ed economico che regge le fila di tutto il discorso in connessione. Per me è questo, quindi Tartaria non è un errore, è semplicemente un'estensione, al di là della nomenclatura più o meno esatta, per definire comodamente un qualcosa che comunque è esistito dal punto di vista umano, morale, di giustizia, di energia libera. Chiudo.
Ok, devo sempre aprire parentesi prima di passare la parola a Riccardo. È un discorso evidente adesso che alcuni di noi, Dana stesso, Dana e Roma, sta appunto studiando in base a quello che dice sulla provenienza di questa conoscenza, sulla conoscenza primigenia. Quindi lui si rivolge al nord e io sono anche d'accordo. E poi però c'è un altro discorso. C'è un discorso che viene dopo. La conoscenza, ok, c'è stata questa conoscenza. Poi qui vediamo che sono sempre gli stessi quattro. Tra le razze unite del mondo, noi abbiamo sempre a che fare, perché hanno pubblicizzato molto la Tartaria, ma con i Rus, con la Tartaria, ma soprattutto scizi, slavi. Voglio dire, i zoccoli duri erano diversi, però qua, come ci ha fatto vedere il film che dovete vedere, The Tyrone, ti fa anche vedere quel film e chi tradisce. Ora, noi in questo caso lo sappiamo chi ha tradito recentemente. I russi, che secondo me erano veramente quelli che lo facevano da padrona, che non c'entrano niente con i russi di Romanov. Però sempre russi erano, e da quella branchia si è staccata questa dinastia Romanov, che ha tradito praticamente quelli che erano gli ideali che c'erano prima. Sicuramente ha avuto a che fare, hanno fatto collassare quello che era la Russia, è rimasta quindi soltanto il tacco duro della Tartaria, era già stato abbastanza smantellato con Napoleone. Quindi noi vediamo che i Romanov, tutta una dinastia, non pensate sempre all'ultima, a tutta la storia delle figlie del delfino dell'ultimo Romanov. Pensate al primo Romanov e tutto quello che c'è in mezzo, come quando pensate ai Savoia, dovete partire dal primo Emanuele Filiberto del 1600, dovete partire da tutta loro. È anche un fatto che seguono una generazione che c'ha sempre il filo continuo che non stacca mai, e questo è un altro discorso che c'entra dentro sempre la genetica. Quindi voglio dire, portiamo sempre avanti il discorso razze unite del mondo, e sappiamo che le razze a cui si sono accanite di più, e l'ultima c'ha ragione pure su quel lato, Welch c'ha ragione, non sono d'accordo su tante cose pure io, Welch sul fatto che sia soltanto una cosa determinata. La Tartaria, nel senso, sono anche d'accordo, ma voglio sapere come la determina, se la Tartaria è solamente nella Russia circoscritta, o avevamo proprio che queste razze unite del mondo sono come delle regioni federate, avranno avuto delle interconnessioni molto evidenti per poter arrivare a quest'età dell'oro che noi abbiamo avuto, no? E quindi, se abbiamo avuto questa età dell'oro, chi ce l'ha portata questa età dell'oro? Io non vado a ricercare chi ha fatto l'uovo, la gallina, chi ha fatto Dio, se Dio esiste, chi ha fatto Dio, ma chi ha fatto Dio. Andiamo a vedere in concreto. In concreto sappiamo che il Sacro Emporio Romano, quello che vedevamo nelle cartine, era niente, era un isolotto rispetto a quello che hanno sempre detto anche le fonti ufficiali sull'impero del Gran Khan, cioè che andava dalla Scizia al Kubilai. Cioè, quindi mettiamoci che tutti gli imperi grandi che hanno fatto sparire, e altri imperi che secondo altre fonti, che io non è che vedo solo certe fonti, ma altre fonti che vedo, anche l'impero turco è un'invenzione, come la Grecia, nel senso proprio che la Grecia, di tutti gli stili architettonici, ma fondamentalmente la Grecia è stata un'altra che l'hanno manipolata un po' per quanto riguardava la storia, come l'impero turco messo in quella posizione. Quello non era l'impero turco, e sicuramente i turchi hanno fatto la loro parte, ma lì in mezzo noi sappiamo, con la storia vera degli armeni la sappiamo, il fatto che proprio lì dove c'era l'impero turco ottomano, che c'è stata una nascita di tutto, la Scizia è lì. I paesi slavi sono paesi
che l'hanno proprio bistrattati proprio per non tirare fuori tutto quello che hanno di importanza e di eredità. Quindi voglio dire, questo fatto di non mi piace mai arrivare al punto che dice: ah no, sto fatto, allora è tutto finto. Noi viviamo nell'inganno, tutto è un inganno, quindi il nostro compito è quello, non certo di, come piacerebbe a loro, di iniziare a fare un viaggio, poi basta, 99esimo cancello, prende e torna indietro, come i matti. No, no, il nostro istinto, se non ci fidiamo del finto, poi alla fine si sbaglierà fino alla fine, vuol dire che non eravamo niente di speciale, ma l'istinto è quello, l'istinto ci ha fatto capire tante cose, l'istinto ci ha fatto capire di vivere dentro un serraglio, dentro un teatrino, dentro, chiamatelo come volete, ma dentro un qualcosa che è già combinato. E addirittura forse ho visto che molte paure che hanno è proprio quello che noi arriviamo a determinare, proprio che chiunque sia il padrone là sopra, per noi sempre la stessa fine è quella. Quindi in questo caso vediamo che in certe parti occidentali gli piace molto sta solita rivoluzione, che prendono le armi e vanno a snitare i cattivi. In altre parti, che secondo me sono più avanti, tipo dalle parti dell'Asia, in Alice Borderline, fanno vedere, non permettono a chi riesce ad arrivare a un certo punto di arrivare alla sala dei comandi. Ci arriva, quando ci arriva nella sala dei comandi, si trova dei simili a noi, degli umani come noi, che sono stati tutti uccisi, cioè, che però prima hanno tradito e si sono messi lì a fare le parti di quelli che magari non si metterebbero mai in pericolo, così come invece vediamo in tanti, anche nel film quello dello Schwarzenegger, che era un film The Runner, mi pare. C'era un gioco a quiz, ve lo ricordate quel gioco a quiz? Sì. Prendevano un condannato a morte, dei condannati, e poi gli facevano passare certe prove. Il corridore era The Runner, comunque. The Runner in inglese, ma l'avevano tradotto con un altro titolo, mi sembra, però sì, era The Runner in inglese. Quello è un altro film che fa vedere sempre, però loro che fanno? Vanno fino al centro della torre, eliminano la frequenza, loro ce l'hanno sempre detto, quindi basta andare a rivedere ogni cosa e ce l'hanno detto. Vai Riccardo. Adesso io devo collegarmi un po' a cosa che hai detto tu, che mi sono dimenticato. Altre cose che mi sono dimenticato, quindi vai Riccardo. Mi sono dimenticato di quello che hai detto tu e volevo... devi scrivere. Io non posso... Quando attacco no, ma mi si blocca la tastiera. Non riesco a prendere appunti. Vai Riccardo, fammi una domanda, perché adesso mi trovo veramente un po' spiazzato. Allora, questo è tutto un inganno, cosa cambia? Fammi vedere, vedetela voi, vai. Se è tutto un inganno, cosa cambia? Perché ha vissuto nell'epoca tartaria, diciamo, anche loro ingannati, ma con tecnologia diversa. Vabbè, cosa vuol dire? È un ragionamento, secondo me, molto superficiale. Ragionare se è tutto un inganno, cosa mi cambia, che differenza mi fa la forma della Terra. No, vabbè, non credo che intendeva questo. Forse dice, se è tutto un inganno, cosa cambia? Perché ha vissuto nell'epoca tartaria, diciamo, anche loro ingannati. Vuol dire che magari quelli... cosa cambia? Cambia che loro sapevano molte più cose di quelle che sappiamo noi. Magari loro siamo noi. Sono stati ingannati dall'interno. Non avete mai pensato al fatto che magari loro che sono stati ingannati oggi siamo noi che ci stiamo facendo ringannare, e ieri eravamo sempre noi che ci siamo fatti ringannare, e prima ancora siamo stati noi che alla fine ci siamo fatti ingannare per la prima volta, cioè alla fine non sappiamo fondamentalmente. No. Quindi questa domanda non immaginare cosa faranno a noi. Comunque, se sono riusciti a sterminare le civiltà avanzate del passato, possiamo solo immaginare cosa faranno a noi. Credo abbiano già pronto la nuova popolazione mondiale che ci dovrà sostituire. No, non credo che sia proprio così, anche perché... Questi non hanno bisogno di sterminarci tutti. Dare avere questo, loro hanno bisogno di un certo tipo di... essendo finito un periodo eterico magico
che però riguardava soltanto un certo tipo di anime, mettiamola così. Un'invasione significa anche parassitare a tutto, che entrano delle entità che hanno bisogno di un altro tipo di alimentazione, e quindi è solo un discorso che non è che dobbiamo pensare chissà che cosa ci faranno a noi, anche perché noi potremmo dire la stessa cosa, se non pensiamo mai che una formica o un allevamento dei conigli possa parlare tra di loro, ma potrebbero dire la stessa cosa. Qua, anzi, con 200 miliardi di animali macellati l'anno, immagina se veramente un giorno per inferno uno entra nel loro mondo e ti puoi immaginare che significa poi mangiarti un pezzo di carne che ha vissuto nel mattatoio tutti quei momenti incredibilmente nocivi, proprio negativizzanti, proprio a tutto quello. Infatti ripeto sempre di quel dio, l'altro dio, no, Thor, col bastone, che poi come lavoro, quando scendeva tra l'umana gente, era quello di andare nelle campagne dai contadini, prendere una mucca o un vitello, portarlo a fare una passeggiata, parlargli tranquillamente, e poi quando non se ne accorgeva, mandarlo all'altro mondo, però in una maniera che la carne non veniva appunto negativizzata come quella che succede. Ecco perché te convogliano anche, cioè, a sto punto dovresti forse neanche ammazzarla tu. E io ho un discorso che non posso affrontare perché sono di parte, però sicuramente tutto è proporzionale, come noi dirà cosa ci faranno e cosa faremo noi a quelli più piccoli di noi. Poi qualche altra domanda, vediamo un po'. C'era Chico che stava chiedendo la parola. Vai Chico. Allora, Stefano, in quanto coordinatore della serata, allora, secondo me è molto interessante sia la domanda della ragazza di prima che quella che ha fatto adesso Oneib. Nel senso, sembra che ogni tanto domini il pessimismo o una dose di realismo comunque un po' negativa, in una visione negativa. Allora, secondo me la cosa bella di questo periodo è che tutta la vicenda collegata all'influenza 1.9 è stata un'occasione per aprire gli occhi su altro. E aprendo gli occhi sull'altro si indagano su vari misteri della nostra storia, sulla nostra stessa identità, e arrivando a parlare di terra piana non si può non mettere in dubbio la teoria evoluzionistica di Darwin e quindi approcciare in un altro modo al cosiddetto creazionismo. Al di là delle questioni di fede, di nomenclatura di un dio, eccetera, partiamo dal presupposto che esista un'energia creatrice da cui tutto promana, compresi noi. Allora, questo ci può dare la forza di credere, confidare, concepire, percepire un principio di riequilibrio all'interno dell'universo in cui noi siamo calati, in questa esperienza materiale. Se esiste questo principio di riequilibrio, come esiste una potenza negativa che opera contro l'umano, esiste una potenza positiva. Riccardo prima ha detto: possiamo essere noi tartari, nel senso possiamo essere noi quelli ingannati adesso. Io lo estendo: possiamo essere noi i tartari, nel senso i discendenti in qualche modo della Tartaria. Possiamo essere noi quelli che stanno facendo delle indagini, quelli che stanno seguendo delle indagini, che si stanno interessando con occhi curiosi. Possono essere coloro che sono deputati, destinati, predestinati a combattere il male. Allora, il mio discorso è: non vediamo tutto in negativo, perché la nostra è innanzitutto un'esperienza temporanea che necessariamente andrà a chiudersi. Allora cerchiamo di vivercela bene, di vivercela da protagonisti senza subire. Già noi tre
ci stiamo esponendo, giocandoci la faccia e ognuno poi a suo modo facendo video, facendo dirette, scrivendo articoli, ma comunque portando avanti una certa linea di indagine, un certo discorso. Già in questo, secondo me, c'è l'estrinsecazione, la manifestazione di un principio di riequilibrio. Certo, al momento siamo male organizzati, poco potenti, presi a calci nel culo, perdonandomi il termine, però ce la stiamo mettendo tutta e già questo è un piccolo successo. Se c'è questa forza di riequilibrio, di sicuro sta anche nella nostra capacità di rifiuto, nella nostra capacità di pensiero critico e nel nostro no, perché comunque questi hanno bisogno di lasciarci il libero arbitrio. E anche in questo si manifesta il principio di riequilibrio, una legge a cui loro devono sottostare, altrimenti a quest'ora probabilmente saremmo sterminati. Quindi loro devono rispettare il libero arbitrio, proprio per questo devono adempiere ad un obbligo di verità e proprio per questo hanno bisogno del nostro consenso. E che è il nostro gioco, quello di delegare, quello di rimandare la nostra responsabilità o procrastinare, ma il senso di tutte le indagini che andiamo facendo, fosse la terra piana, fosse l'esistenza o meno di quelle piccole creature ancora mai isolate che cominciano con la V e che si ritengono responsabili di determinate malattie, fossero i discorsi sulla alimentazione, e io qui seguo una linea diversa dalla tua, Stefano. Siano i discorsi sull'energia toroidale che porta avanti Riccardo in maniera tanto magistrale, sono tutte cose che comunque sono collegate a un principio di riequilibrio, a un principio di inganno, ed è un inganno da cui noi stiamo cercando di uscire per entrare in una nuova ottica. Quindi, Onebi è la ragazza che ha scritto prima. Cerchiamo di vedere in positivo, tramite innanzitutto il ruolo che noi possiamo giocare nella nostra realtà, non solo seguendo le indagini, ma facendoci, anche se costa, protagonisti delle nostre scelte, sia indagando, sia con discernimento sulle varie tematiche, sia essendo protagonisti della nostra vita, senza subire solo le decisioni del potere. E Grazie. questa domanda hai un po' risposto, anche se è una domanda per Riccardo, hai risposto un pochettino anche tu. Riccardo, la domanda vuoi Io saluto rispondere? Laura. Allora, domanda per Riccardo: come si riesce a convivere con la consapevolezza di vivere una finzione nei rapporti quotidiani? Io mi sento sempre di più un pesce fuor d'acqua. Beh, innanzitutto saluto Laura, saluto anche Oni B che prima ha fatto la domanda. Guarda, come si riesce a convivere con la consapevolezza di vivere in una finzione? Alla fine se siamo anime consapevoli, fondamentalmente devi iniziare a giocare un po' il tuo gioco. Io credo così, perché allora, se noi siamo, la vita è come una sorta di gioco, fondamentalmente, no? Dove ci sono delle regole che nessuno ci ha spiegato prima. Anzi, ci sono delle persone che fanno di tutto perché noi non conosciamo queste regole, in modo tale da poter non avere chance di poter vincere almeno la nostra partita personale. Quindi non è che una partita di gruppo dove tu vivi la tua vita, ok? Poi c'erano le difficoltà che a volte ci autoprovochiamo, altre volte invece ci mette sempre il sistema. E fondamentalmente io adesso inizio a vivermela diversamente perché penso, cavolo, sono proprio fortunato in un così bel mondo. Non avere tanta concorrenza di umanità intelligente che mi può dare. Adesso faccio nel banale, no? Però se tu ci pensi, se tu capisci che questo è un gioco, ci sono delle regole, tu inizi a conoscere, non sappiamo tutte le regole, però già ne conosci diverse, sei molto più avvantaggiato della maggior parte delle persone che invece continuano a ignorare di essere dentro un gioco con delle regole. E le regole che conoscono loro sono già sbagliate di base, quindi loro seguono già delle regole che sono impostate perché loro perdono sempre, tu inizi a infrangere le altre regole, segui le tue stesse regole e fondamentalmente inizierai a godere di questa consapevolezza.
E quindi anziché sentirti un pesce fuor d'acqua come magari prima aveva senso sentirsi un pesce fuor d'acqua, ormai no, perché prima ti mettevi anche il dubbio, ma forse sono io sbagliato, ma forse gli altri hanno ragione a dire io sono pazzo, forse c'è qualcosa in me che non funziona bene. Oggi no, abbiamo la conferma dopo questi ultimi 3 anni, 3 anni e mezzo, che è la maggior parte della gente che è fatta storta. Forse noi siamo quelle eccezioni che se riusciamo a vivere la vita con questa visione, possiamo solo che godere. Siamo nel paradiso terrestre, ragazzi. Cioè, questo è un paradiso che questo è stato parassitato, ma che noi, cioè che Dio ha creato per se stesso fondamentalmente, no? Perché poi si è fatto uomo, insomma, poi vabbè, lasciamo perdere magari questi discorsi che possono essere anche travisati, però fondamentalmente io la vedo così, noi siamo all'interno di un gioco dove ci sono delle regole fisse, ci sono molti, molti attori protagonisti, coprotagonisti, molte comparse che sono le persone, quelle che noi siamo chiamati sempre persone, la persona è la maschera, ok? Quindi quando tu sei una maschera, cioè quando tu sei un attore inconsapevole di essere un attore, che sei dentro un film, non conosci la trama, non sai neanche di essere una comparsa, sei una comparsa involontaria, ok? Quindi cioè, la tua faccia appare magari in una sequenza del film, ma tu non sei dentro il film, tu sarai sempre una comparsa in quel film. Se invece capisci che puoi essere non solo l'attore protagonista, ma addirittura il regista del film, allora è molto diverso. E guardate che questo non lo sto dicendo tanto per dire, però in chiave, io ve lo dico anche in chiave personale con le esperienze, poi pian piano inizi a capire e un pochettino riesci a, tra virgolette, a manipolare la tua realtà e fare in modo che determinate situazioni poi alla fine convergano in tuo favore, esattamente come magari tu le stavi pensando o progettando, perché una volta che sblocchi certe cose, alla fine la vita diventa una bella esperienza, dipende sempre da come ce la viviamo. Non vediamo gli altri come delle persone, sono comparse semplicemente. Quindi dai il peso alle persone che ti circondano per il loro peso specifico, il loro valore. Se invece una persona la reputi, non la reputi in grado di capire certe cose, non perderci tempo semplicemente. Fai in quel momento, fai anche tu agisci anche tu come una persona, fai l'attore. I saluti educati, fai la persona per bene, come si suol dire, e basta. Vai, Chico. Sì, Chicco Torre, la nona elica, come avevo detto. Chiedevano appunto lumi su chi eri, se eri un clone o il vero Chicco Torre della nona elica. Allora, una cosa per Laura, per questa domanda di Laura, per riagganciarmi al discorso che ha fatto Ricky. C'è l'ultimo video di Federico Cimaroli, che è bellissimo, non so se Laura l'ha già visto, ma riguarda proprio il rapporto tra chi ha incominciato un determinato cammino e chi ancora non ha cominciato questo cammino. Adesso non mi ricordo il titolo del video, ma è proprio l'ultimo uscito. E Federico fa una bellissima disamina tra le questioni di etica che vengono imposte dal sistema, cioè calate dall'alto proprio tramite imposizione e sanzione, e quindi seguite per convenienza, oppure la morale che la persona che ha incominciato un determinato cammino e che è arrivata a un determinato livello di, tra virgolette, parola che non mi piace molto, consapevolezza, il cammino che sta percorrendo appunto quella persona seguendo una sua dirittura morale. Allora, uno che non fa una determinata cosa per convenienza, per evitarsi una sanzione, ma per amore, cioè perché il tramite dell'amore manifestato dall'energia universale, ovviamente guarda agli altri con un determinato sguardo, una determinata benevolenza e una determinata comprensione. Per quanto ci possa essere scontro tra le due ottiche di vita e le due posizioni, perché ovviamente uno segue una strada e l'altro ne segue un'altra, si fa questo nella coscienza, nella consapevolezza, nell'intima percezione che l'altro evidentemente è in un determinato cammino, in un determinato stadio della sua evoluzione,
si può fare quello che ci si sente per eventualmente dargli un esempio, dargli un'altra ottica e poi gli si lascia fare la sua strada, senza per questo doverci combattere, mantenendo il rispetto per quella persona, non dovendo necessariamente accompagnarsi a quella persona o spendere più di tanto energie con quella persona, perché non siamo nessuno per far cambiare idea, perché lui ha una sua strada e noi continuare a seguire la nostra strada nel massimo rispetto di noi stessi e delle conoscenze o della sensibilità a cui siamo arrivati. Non è molto difficile, magari ci vuole un po' di pazienza quando ci si trova nel mezzo di della veemenza di una discussione. Però, se si riporta il pensiero, il cuore su questa linea, alla fine non è molto difficile. Soprattutto, però, bisogna essere protagonisti delle proprie scelte e non continuare, perdonami, a calarsi in una realtà che non ti piace. Tipo, se hai un lavoro che non ti va, appartiene a un'organizzazione i cui scopi non condividi. Non ti puoi lamentare con quell'organizzazione composta da esseri umani che fanno un'altra strada, ma forse ti conviene cambiare lavoro, cambiare organizzazione, cambiare vita. E questo rientra, per quanto difficile, nelle tue responsabilità. Un caro saluto a Laura. Bene, allora continuiamo e andiamo a analizzare un pochettino, secondo voi, che cosa si provava quando ci si rigenerava dentro un centro rigenerante, ora chiamato Chiesa? Ci avete mai pensato ad alcune delle loro tecnologie? In ogni caso si chiamino come si chiamino. Il discorso non è che se la Tartaria poi diranno è tutto un falso, eccetera, eccetera. Noi non dobbiamo pensarla perché noi lo sappiamo che esiste, non c'è nessuna fonte che ce lo ha detto veramente, anche se ci sono tante fonti. Abbiamo di fronte agli occhi ogni giorno tutto quello che è successo, come il fatto che quello che chiamano Mad Flood, che è nato quasi nello stesso periodo da Tartaria, ha un motivo di chiamarsi così perché vediamo questa alluvione di fango, vediamo tutte queste costruzioni che si trovano a un livello che molte volte le finestre fa capire che sono molto, che partono dal primo, secondo piano e magari stiamo, l'entrata che chiamano primo piano è il terzo piano. Ora c'è un qualcosa che non mi stanco mai di ripetere. C'è un qualcosa che ci portano tutti i ragionamenti a capire questo mood flood, come possa essere avvenuto, non certo dall'alto con violenza, se no i tetti non sarebbero mai riusciti quei quattro poverelli a resistere a male tutto, ma l'unica cosa che servono i servi della greba, e lo vediamo anche in queste città semideserte, erano pure appunto pulire, erano pulite, pulire le strade, pulire del fango. Ma la cosa che io so in prima persona e che posso dire che sono io la fonte e che dovete sempre tenere presente quando ragionate su queste cose complesse, perché è una complessità e si perde molte volte il filo, è che in tutta la storia che esisto, e ho sempre vissuto tra Roma, Sardegna, Abruzzi, in mezzo a tutta famiglia dei costruttori e anche zii, proprio da un paese chiamato dei costruttori, e vivere a Roma sempre con mio padre e mio nonno, e tutte le storie che sono state raccontate da altri vecchi, ancora più vecchi di mio nonno, che hanno raccontato appunto la bonifica dell'Agropontino, ma anche tutto quello che ha fatto vedere Welsh nell'ultimo video che faceva vedere i lavori del 1933 a Roma per liberare parte del Colosseo e tutto dietro. Ora, qui ritorniamo al discorso delle fognature che non esistevano, a parte un certo tipo di fognature, addirittura a Parigi abbiamo visto e in tanti altri posti che a Londra, scusate, più che Parigi, Londra era incredibile, tutte fogne a cielo aperto, l'abbiamo sempre visto pure questo nei film e questo lo sappiamo per la loro storia convenzionale, ma in tutti questi scavi non sono state trovate ossa.
ma neanche a dire uno. E quante volte hanno scavato? Loro hanno iniziato a fare tutti gli scavi, le cose, perché questi edifici incredibilmente assurdi da costruire in base alle fotografie che ci fanno vedere dei nostri nonni e bisnonni, trisnonni, che parlano questi omini così, che possono aver costruito queste cose, questa profusione di architetti. E poi vai a vedere, non c'è una foto veramente di un cantiere aperto, quattro legni. Qui parliamo di milioni di metri cubi in tutto il mondo costruito, e qui mi sembra un buon ragionamento quello dei Lego che ha fatto prima Riccardo. Ma la cosa principale è che tutti questi edifici non solo avevano una tecnica costruttiva difficilissima e dovevano essere costruiti al puntino, perché anche dal rosone come circolava il vento era importante. Quindi immaginate le proporzioni di questa geometria sacra. Non aveva i Palazzo Pitti, Versailles, non avevano bagni con soffitti molto alti, finestroni alti, porte enormi con serrature situate a metri d'altezza, quindi impossibili da essere costruiti, come ho spiegato, i cardini, le cose, proprio con quelle tecniche poi che c'avevano loro, come potevano costruire cose del genere? Quindi è stata fatta da un'altra razza, e se tanto mi dà tanto, è inutile girarci intorno. Io in Abruzzo, quando ho costruito casa, le case del mio nonno che avevano costruito loro nel dopoguerra o prima seconda guerra mondiale, sono casette anche grandi, ma con finestrine molto piccoli, porticina, perché più la finestra è piccola, meno il freddo entrava. Qui ci ritroviamo di fronte, tipo lì c'è il famoso, dove sto io a Marucci, a Pizzoli, da dove provengo una parte dei miei parenti, c'è il famoso castello dei Dragonetti. Dragonetti, per esempio, che è, tra l'altro, mi pare che io ce l'ho una discendenza da parte di mia madre, di sta Dragonetti, dicono. Ecco come ti mettono in mezzo a storia, dicono, sì, dai Dragonetti. Io invece parlo sempre dell'Arcavolo, come il fatto che, come ha detto prima, deve aver paura della morte, delle cose. D'altronde, nei film, qual è la frase più importante che ha detto il mio nome Joe Black? Cosa hanno associato alle tasse? Che le odiamo tutti. Vi ricordate quando gli ha detto qual è l'unica cosa certa della vita? La morte. E le tasse. E le tasse. Tu mi associ la morte alle tasse, e quindi tutta la discussione che noi facciamo del fatto del primato negativo, del fatto che non c'è, questi sono gli inganni. Noi non ci dobbiamo più fidare proprio dei luoghi comuni, delle cose che ormai il famoso in diritto privato usi e consuetudini. Chi l'ha detto di certi usi e certe consuetudini ci possano far bene? Comunque, Stefano, ascolta. Ti interrompo adesso perché passi la parola, so cosa da dire, perché mi volevo ricollegare anche alle cose del Lego adesso che hai ritirato fuori tu, no? Ma questa storia del Lego non è che è venuta in mente solo a me, io già lo so penso da molto tempo, non so da come è stata buona strada. No, ma recentemente anche Stefano adesso sì, anche lui è avuto un vocale, sembra come un Lego, e io gli ho detto, io lo dico da sempre, non pensando che magari a lui non gli avessi mai parlato di quest'acqua da qua, però per dire, quindi mi ha fatto anche piacere sapere che con lui non avessi mai espresso questo concetto, perché vuol dire che non sono l'unico che la vede in questo modo, capito? Ma perché è inspiegabile che questi qui in un così breve tempo abbiano costruito in tutto il mondo tutte queste strutture, senza considerare tutte quelle altre strutture che hanno buttato giù con le guerre, per non parlare in Medio Oriente, ragazzi, cioè tutto il mondo è stato super costruito, ok? Io non so in quali epoche, perché abbiamo visto che questi qui fanno i reset, li fanno ciclicamente a macchia di leopardo, non so come funziona come riescano a andare avanti così, però a me a volte mi sembra di... Conoscevano, a proposito, scusa, saluto l'associazione Arco di Diana, ciao caro, grazie, fra poco ci vedremo.
Stavo dicendo appunto, che stavo dicendo? Ah no, aspetta, però fammi finire un attimino. Questa cosa qui del Lego, ma poi c'è anche che tu stai parlando delle finestre grandi, questi edifici con i muri alti, i soffitti altissimi, tutti decorati, le finestre più sono grandi nei posti nordici, qua ad esempio, qua tutte le case hanno le finestre enormi, i soffitti alti 5 Sì, metri. ma quelle fatte in antichità. Esatto, Io parliamo però qua tu di antichità. vedi, Ma 50 proprio anni per... fa invece Ma come... il motivo è sì, che conferma quello che diciamo, che c'era uno sfruttamento dell'energia etere, dell'etere, okay, in maniera diversa. Queste strutture, oltre ad essere molto più solide, non avevano bisogno di finestre. Scusate, perché secondo me c'erano tutte delle ringhiere, ci sono delle ringhiere proprio con degli spirali, poi ti farò vedere le foto, poi ho un sacco di materiale che spiega un sacco di queste cose qua. E vedi anche che dentro queste strutture, dentro queste pietre, per quello che ti dico, che sono fatte con delle malte o con degli stampi, ma sono delle malte. Non sono. Non dimenticare il magnetismo, non lo Esatto, dimenticherai ma mai. dentro ci passa il ferro. In Perché tutta lo la sai struttura qualcosa? Bello, passa il ferro. Allora mi ricollego al magnetismo, quando tu hai detto ma trovi prima poca quello. malta come la nostra, Era un appunto. mondo magnetico che poi c'è stato sostituito da un mondo elettromagnetico, perché prima l'energia era all'etere, era all'etere, poi invece l'energia è diventata elettrica. L'energia elettrica, tutti questi cavi che ci fanno passare ad alta tensione, sono la gabbia che ci ha, diciamo, schermati dalla nostra connessione, secondo me, con il campo, con la frequenza madre, che è un campo magnetico, quindi una frequenza magnetica, mentre questi tralicci di energia elettrica, che poi generano anche un campo magnetico, quindi un campo elettromagnetico, sono come una gabbia per noi, a livello anche psichico, credo. Come abbiamo Quindi detto proprio prima. hanno artificializzato tutto, prima hanno costruito tutto con materiali naturali o con magari delle malte, con delle mischie. Secondo me fondevano la pietra, mischiavano diverse pietre. L'abbiamo visto anche quel ragazzo che fa quegli studi, Pravan Mohan, quel ragazzo indiano, cioè lì lui dimostra che ci sono pietre che sembrano identiche, ma hanno una densità diversa. Okay? Quindi sono pietre, sono diciamo, fusioni di pietre differenti che danno densità differenti. Ogni pietra ha una funzione specifica, fa un suono specifico e lì si ricollega a tutte quelle cose che abbiamo detto anche su queste strutture qua, su come potevano funzionare. Ed è poi come cosa centrale, allora c'è tutto il ferro ovunque, l'acqua è un comune denominatore, ok? E in più questi non avevano bisogno di avere delle finestre chiuse, perché secondo me c'erano queste. Come si dice, queste ringhiere, ok, che generavano una sorta di campo energetico, quindi una sorta di plasma energetico che serviva anche per riscaldare l'interno, isolarlo dall'esterno, ok? Quindi non avevano bisogno di Riccardo, superstiti. però vediamo pure che abbiamo parlato del fatto che forse la temperatura non c'era nei quattro stagioni, era la temperatura ideale, perché Forse, proprio la forse sì. situazione Però che queste non... No, strutture le hanno continuate a costruire così fino all'altro giorno, ragazzi. le Io hanno... No, 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 no. E qua penso che vi fino al dico io, le... 1910-12, secondo me, è successo qualcosa a livello anche. L'hanno modificate perché hanno aggiunto dopo i caminetti aerei. Hanno aggiunto dopo tante cose quando hanno cominciato, quando non c'era più l'età dell'armonia. E quindi, essendo tutto quanto molto più profondo e complesso di quello che pensiamo, diciamo che non essendoci più l'età dell'armonia, influenzava anche il tempo. Il fatto di questi grandi palazzoni, come sono nati, noi dobbiamo vedere, stiamo scoprendo delle cose che abbiamo già scoperto, ma che sono molto importanti. Il fatto che non dobbiamo pensare che ci siamo noi e poi c'erano loro. C'è tutta, chissà quante sequenze ci sono state, e questi palazzi avranno avuto una nascita in base alla tecnica costruttiva. Sti palazzi non temevano né il caldo né il freddo, si trovavano in un ambiente che era ideale, come quello dei quadri che vediamo quando stanno tranquilli, sono tutti sbracciati, sono tutti vestiti in una certa maniera. Però
Poi vediamo tutte le storie. Sì, vai, detto dei diluvi, delle cose che ti fanno vedere i cataclismi, ma quelle sono indotte. Vai, Chico. Un pensiero circa quello che stai dicendo tu in collegamento a Ricky. Allora, tu hai sfiorato la tematica dei cosiddetti respiriani, cioè l'assenza dei bagni nelle antiche costruzioni. Ma in collegamento a questo, e qui mi ricollego al libro molto simpatico con cui ha esordito Dario La Terza Elica, e Dario parte dal presupposto che le persone, cioè determinati tipi di persone, non avessero bisogno di mangiare i respiriani, ma non avessero neanche bisogno di coprirsi perché non avevano caldo e freddo. Allora, io penso una cosa, l'ho scritto, che ci sia stata una modifica nel clima a livello proprio basilare e che sia intervenuto un evento catastrofico. Ma per quanto riguarda l'età dell'armonia, che oggi vediamo non esiste più e di cui oggi ipotizziamo appunto un passato, un'esistenza, in questa età dell'armonia noi probabilmente abbiamo avuto la coesistenza in armonia di giganti eventualmente respiriani e di una razza che magari aveva una fisiologia, un'anatomia diversa. Per me non c'è niente di particolarmente problematico nell'ipotizzare questo, perché anche in base alle ai video bellissimi che ha fatto Ultra Horos su questi argomenti, noi vediamo in un sacco di dipinti non la stilizzazione, ma proprio una fedele rappresentazione di razze diverse che vivevano nello stesso tempo e nello stesso contesto. Di più, noi vediamo la razza dei giganti rappresentata spesso come sottomessa, schiavizzata, sconfitta appunto da questi piccoli esseri che siamo noi, dovremmo essere noi, meglio i nostri antenati. Allora, se noi ipotizziamo una modificazione climatica, questi giganti probabilmente sono stati indeboliti sia nella loro costituzione base, sia nella loro genetica, epigenetica, e hanno finito per estinguersi. Ma i loro resti e i reperti fotografici relativi sono arrivati fino a noi, qui in Sardegna lo sappiamo perché continuiamo a parlare dei ritrovamenti avvenuti fino al 1950. Allora, probabilmente, al di là della modificazione climatica comportata da un evento a livello estinzione pre-Colombo, probabilmente abbiamo avuto appunto un declino di una razza di respiriani contemporaneo, coesistente con un'altra razza, la nostra, che comunque non era respiriana. Io ipotizzo questo perché comunque ci sono tali e tante testimonianze che riguardano l'agricoltura e la necessità di alimentazione, che penso che appunto ci fossero due paradigmi proprio esistenziali che coesistevano nello stesso momento. Sì, 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 infatti c'è un periodo in cui, perché c'è i giardini di Versailles, la Reggia di Caserta vengono identificate come vere e proprie fattorie, perché una delle funzioni di un anfiteatro classico è proprio quella di una cassa di risonanza. Io dico che può essere così, ma non hai messo però il terzo incomodo in mezzo a tutto questo, cioè dei bretvariani, respirariani, con chi abbiamo sempre visto che l'anatomia sezionare o sezionare un cadavere è stato sempre vietato, no? Proprio peggio, tu non dovevi mai fare, ti dicevano che l'interno del corpo umano è uguale a quello del maiale, hanno sempre detto così nella storia, l'abbiamo visto anche nel libro che c'hai a casa, parla proprio di questa storia, quel Rob Cole del Medicus aveva la mania, proprio lui voleva sezionare più cadaveri possibili e faceva, proprio rischiava tanto per poter vedere, e si accorse che il maiale è molto diverso da noi dentro, almeno quello l'hanno detto.
Poi ricordate sempre il Prometeo per eccellenza. Mary Shelley penso che sia stata una che ha fatto delle grandi cose per loro, perché Frankenstein è molto più di quello che si può pensare e dire. Comunque, il fatto principale, fondamentale, è che ci sia stata, tra quelli che dicono cattivi o la rappresentazione di quelli che ci hanno sempre detto cattivi, invece è proprio il contrario. Il fatto che molte storie, molte cose che ormai abbiamo capito com'è il loro modus d'agire, com'è che agiscono, e quindi i giganti sicuramente sono stati dalla parte nostra, diciamo così, però proprio perché quello che hanno subito è perché c'è sto terzo incomodo, in questo caso reale, empirico, cioè parlo di una branchia di noi. Poi vuoi che abbia subito dei veri e propri interventi, vuoi perché tutti questi fatti che raccontiamo, e anche da una storia, dall'ultimo dei film si può arrivare a raccontare tutto, io posso ridire e parlare del fatto della loro straordinaria macchina di guerra e di morte, che sono sempre stati mercenari dai tempi dei tempi, proprio mercenari, ma in numero molto alto anche rispettivamente, e gente addestrata, selezionata, creata proprio in quel modo, trasformata a essere dei killer incredibili, eccetera eccetera. Vediamo la storia un po' strana del vecchio della montagna e degli assassin, di cosa sono stati, di cosa sono i mercenari oggi, perché hanno battuto tutta sta gran cassa sui mercenari di Wagner e sullo stesso poi la morte di lui. Quello che diciamo che noi, perché vediamo dei messaggi hollywoodiani, ma se tu vivessi la realtà che stanno vivendo adesso all'est, questa guerra, vedresti altri messaggi che in ogni caso fanno sempre parte di un certo copione. Chi ci vive dentro si rende conto sempre più di quanto sia diverso vivere, e questo l'abbiamo sempre capito fin da piccoli, quando vedevamo il telegiornale e era un oracolo. Poi quando abbiamo iniziato a capire che magari se fai, ci stai proprio tu, vedi come manipolano le scene, vedi come riescono a farti uno sfondo con tante persone, come insomma sappiamo tutto quello che riescono a fare. Vai a chi? A Chico. Gli immortali di Cersei, un esercito decisamente anonimo. Questo è bravo, bravo Tudini, il nostro studioso dell'associazione dell'arco di Diana. Ciao Marco. Gli immortali di Cersei, sì, è un qualcosa che è stato sbattuto, anche perché c'è un contratto lì, ecco, i contratti, i famosi contratti, tutte le fonti storiche sono rimaste dall'anno zero, appannaggio solo dei parti e dei romani. Quindi che cosa hanno portato avanti? Da una parte, sì, la Grecia, hanno dovuto creare tutto questo mito, Maratona, l'Alessandro Magno dopo, e il fatto che abbiano sempre tenuto un po' l'oscuro invece un personaggio che forse è stato molto molto più importante e sottovalutato, che era il padre d'Alessandro Magno, Filippo, colui che veramente creò tutto quanto. Alessandro fu solo quello che prese un esercito già formato, prese i quattro generali del padre e fece un qualcosa con delle armi a propria disposizione, parliamo di armi a livelli psicotronici e a livello... aveva la stessa capacità dei faraoni. Perché si è fatto faraone? Perché quello è il retaggio. I faraoni avevano tutti quegli attrezzi che non stiamo a ripetere, tra il bastone, tutte le altre cose, avevano la possibilità appunto di domare e convogliare un intero popolo schierato, un intero esercito, come abbiamo visto nelle adunate di massa
ai tempi tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando poi sempre le cose contrarie a tutte. Vai, Chicco, stavo pensando al fatto di come era prima. Stefano, una cosa, un pensiero che mi è venuto così. Allora, io ho una cultura, tra virgolette, cultura perché non mi ricordo niente, studiavo per modo di dire, una cultura di stampo classico. È una cosa bellissima nella letteratura greca. E già nella letteratura greca, che possiamo riportare al film con Gerard Butler, 300, no? I 300 famosi della battaglia delle Termopili. Allora, è come se nella cultura ci avessero instillato lo stilema del valoroso, raccontandoci delle gesta di questi uomini che, armati, appunto vestiti di armature, andavano a combattere in un combattimento corpo a corpo. E mi chiedo quanti oggi non addestrati a livelli altissimi, riuscirebbero a fare sostenere un qualcosa del genere. Te lo metto in collegamento con una semplice cosa che è accaduta in questi giorni e di cui ha parlato con una maestria eccezionale, ma non perché è qui presente, Riccardo, cioè gli eventi delle Hawaii. Allora, ci raccontano di questi eserciti mercenari, valorosi, patrioti, eccetera, ma è come se cercassero di distogliere l'attenzione da un qualcosa di enormemente più comodo ed enormemente più potente che può essere intervenuto anche in passato. E qui siete due maestri, basta citare i fascillitori come ipotetiche armi ad energia diretta, così come sono state descritte un sacco di volte da Ante Omnia, da Ultra Horus, eccetera. Allora, perché poi dicendo... fascio, scusa un secondo, che cosa sei venuta? Fascio tipo fascio di luce, littorio, litio, lithium, vedi le batterie al litio. Vedi, cioè... le batterie al litium, sì. Oh, bravino, Ricky. Scusami, ti ho interrotto, adesso mi è venuto, cioè questo fascio littorium, fascio energetico, litium, batteria, scusami. Certo, ma torna, allora è proprio questo il discorso. Allora, noi siamo abituati a porre la nostra attenzione giustamente sull'elemento uomo e su tutto il discorso adesso inerente, cioè il valore, il sacrificio umano implicato dalle guerre. Sacrificio umano, scusami, dico, ma pagamento umano, perché sappiamo che non erano 300. Quello è sacrificio, erano... le guerre sono sacrifici umani e distruzione anche del passato. Per la diretta, io la vedo così, sapendo che in fondo erano quasi 6.000, perché tutti parlano di 300, ma erano 6.000. I 300 sono rimasti poi alla fine, quando c'erano i 6.000 non passavano, quando hanno inventato la storia di Talos, dello schiavo, quello tutto sfigurato che ha tradito e gli ha fatto vedere il passo, sapevano che in 3 giorni l'esercito girava, e quella è una scusa. Invece il pagamento dei 300 è quello che c'è stato finale, il sacrificio, il rito. Io ho distrutto, quello è proprio il classico, quando i condottieri portano, poi tu sai che a Sparta c'erano 2 re, non ce n'era uno solo. La figura come hanno voluto far vedere di Leonida, di tutto quanto, e poi parliamo di Leonida che aveva in quel tempo. Leonida, sapete quanti anni ci aveva quando ha affrontato le Termopili? 58 anni. C'aveva le Termopili. Quindi, preparati che tra un po'. Tra un po' ti richiamano, preparati. Era, io i capelli, perché li vedete così, ma sono tutti bianchi. Io vedo più che se vado là, vado con un bel bastone di Mosè e poi... So cazzo. Stefano, è il discorso, anche qui sei stato bravissimo, 6.000, che poi sono diventati 300, i 3 giorni erano 300, erano giovani e forti e sono morti, e sono tutte cifre, numeri altamente simbolici. Tutto perché simbolo, infatti è un simbolo certo, attraverso questo secondo me loro tramandano una verità che è volta comunque a sviare, nel senso, l'altro giorno con Ricky stavamo analizzando delle foto
delle isole Canarie. E praticamente lì, in quelle isole, adesso ho fatto anche da poco dei video Greg, si vedono delle distese enormi in cui regna il niente, come se fosse avvenuto un cataclisma, ma non un qualcosa di naturale, lo riferiscono sempre ad attività vulcanica. Il vulcano, se noi ci badiamo, è la panacea di tutti i mali. Ah, c'è stata una colata lavica. La lava fa tutto, la lava, Lava, è bella lava. La lava, come dice Riccardo. Allora, lì, nelle immagini anche che fa vedere il Greg, è visibile una grandissima piramide, tipo quelle che abbiamo anche in Sardegna, che sono sempre nascoste. Allora, noi sotto gli occhi abbiamo tutto, abbiamo i collegamenti con quello che sta avvenendo adesso. Le armi usate alle Hawaii, le armi ad energia diretta. Adesso bloccheranno il video e ti bloccheranno il canale, Stefano. Non No, se ne può avere, non se ne può avere la certezza. Per me basta l'osservazione e la certezza si ha automaticamente. Poi non potremo sapere nel dettaglio la tipologia, la modalità, ma è evidente che è un'arma a puntamento selezionato e a distruzione mirata. La vaporizzazione del materiale è il modo in cui praticamente è stato lasciato il terreno. Ti fa vedere che è uguale agli incendi scoppiati in California nel 2017, 18, eccetera. Scendo Allora, dal le discorso. conseguenze, nelle, le conseguenze in quello che possiamo vedere oggi alle Canarie è la stessa cosa. E non è che il clima Guarda, cambi così tanto. Quindi abbiamo un i tipo posti di. più attaccati sono i posti che secondo me erano i più forti. Guarda, oltretutto le Canarie, Forteventura per esempio, no? C'è la cosiddetta storia, la leggenda dei due giganti. Perché si dice, si narra che prima dell'arrivo dei Romani, ok, per conquistare queste isole avevano dei problemi perché i capi di queste due isole erano due giganti, due fratelli. Però questi due fratelli erano già uno da una parte e uno dall'altra dell'isola, perché avevano già litigato fra di loro. Quindi quando sono arrivati i Romani, hanno detto, anziché fare noi contro due giganti, facciamo litigare loro due, così poi noi arriviamo e vinciamo facile. E così hanno fatto. Ma la serie di giganti è ovunque. Però la Oltretutto ho visto. storia è di qua è quello che chiedevate prima. Vedete che si vedono in molte storie c'è questo fatto del gigante, anche Ma. Reoki, che guida sta popolazione più bassa. E questa è una cosa che io ho ritrovato sempre. Vuol dire che i sopravvissuti si sono messi a capo pure di questi ominidi e hanno cercato di fare qualcosa, perché io l'ho sempre sentito che i giganti sono stati per noi un qualcosa che finché hanno potuto ci hanno aiutato, hanno combattuto. Per me sono stati dei grandi, però sicuramente l'hanno proprio presi a livello di distrofia, non lo so, qualcosa che Guarda, molto semplice, ti un'arma crei. diretta proprio a livello molecolare. Guarda, ascoltami, Stefano, Simone, Chico, Simone mi ha mandato un video da poco, recentemente, dovrei farvelo vedere, che è di questa città dove devono mettere che sorgerà questo immenso cubo dorato di non so quanti, che estensione ha, dove ci saranno grattacieli all'interno di questo cubo dorato. E quando mi ha mandato questa cosa qua mi ha fatto molto riflettere perché mentre fanno vedere l'animazione di com'è questa città, poi ve lo mando così capite di cosa sto parlando e poi magari l'analizzo in un video o in un'altra diretta perché questo video va fatto vedere per far capire come io vedo e che è strutturato il mondo, ok? Cioè tipo si vede una sorta di torre a spirale centrale di questo cubo, però è un cubo sì. Però dentro questo cubo c'è una sorta di sfera, un po' è difficile. Se vedete il video capite, perché anche è molto veloce un'animazione, però quello che voglio dire io che è come il mondo come ce l'hanno costruito a noi. È come se anche noi fossimo dentro un mondo artificiale racchiuso da una cupola elettromagnetica, torniamo al discorso di prima, non rimpicciolito l'ambiente in cui vivevano
vivevamo nei primordi, e quelli che erano che i giganti in questo habitat nuovo hanno avuto degli scompensi che poi piano piano li hanno indeboliti e portati a... Questo può essere un'ipotesi. Però è interessante pensare che quando ho visto questo cubo con questa sorta di sfera e dentro una sorta di torre di Babele centrale, che però era anche una sorta di spin, di vortice, ok, che generava poi questa cupola dentro questo cubo dorato, gigante, ho pensato subito questa spirale, questa sorta di torre di Babele, come se fosse il famoso Monte Meru, che è tipo posto al centro del mondo come polo nord, che è il polo magnetico, no? Quindi lo vedo proprio come un vero e proprio meccanismo dove al centro c'è appunto questo enorme rotore, non lo so come definirlo, attorno a cui tutto quanto gira in maniera a spirale. Mi sono spiegato malissimo, scusatemi ragazzi. Però, si è capito. Però sì, dovrei fare delle immagini e spiegarle, perché così in maniera molto confusa. Però adesso mi è venuto in mente questo discorso e lo volevo dire. Però è inquietante come stiamo costruendo queste città del futuro, come se fossero dei microcosmi, dei micromondi, quindi vorrà dire che ci dovranno rimpicciolire sempre di più. E quindi chi vive in quell'emisfero... Capisci? Sì, dobbiamo sempre analizzare tutte queste cose, perché poi viene tutto chiaro. Una volta che ti rinchiudono in una città dove ti mettono tutto e lo fanno a questa generazione, poi l'abbiamo visto nelle generazioni successive, è un attimo cambiare. Ti dicono c'è stata una guerra, una grande guerra fuori, l'aria fuori è contaminata, non si può uscire, ti fanno vedere il deserto fuori. Perché questa città la stanno costruendo in Arabia Saudita. Ok, cioè stiamo parlando di che quelli stanno facendo, guardano fuori e vedono veramente l'apocalisse, come ci hanno descritto, l'olocausto nucleare, come ci hanno descritto noi da piccolini. È un attimo, quindi poi magari ti rimpiccioliscono anche, perché poi inizia a stare male. E là, pubblicizzato, sì, ci parla sempre del fondo, il mondo. E le stanno costruendo queste città, ragazzi, non è che le costruiscono, poi ti ci devono imprigionare, perché non è che costruiscono una prigione per non metterci i detenuti dentro, cioè devono mettere i detenuti. E una volta che sei dentro sei fregato, perché vabbè, poi sei dentro... Adesso vabbè, noi siamo però... Vedremo. Se esatto, però... In ogni caso, prima avete parlato, prima, perché mi viene in mente proprio il fatto... Ma ci parli tu? Chiaro, ha fame adesso, mi sta chiedendo da mangiare. Come l'hai chiamata? Vieni qua, Marlon. Manu? Marlon. Ah, Marlon. Aspetta, che ti giro la camera. Ho dovuto spostare il cassetto di limonezza perché si stavano arrampicando lì e poi rovesciano. Come Marlon Brandao? Come Marlon Brundu. Ah, Brundu. Marlon Brando. Sì, perché lui è il Marlon Brando, è il Marlon Brando sardo. Sì, io conoscevo Alendelogu. Alendelogu, ce ne sono tanti. Alendelon, Jessica Razzu. Rabbit, sì. Sì, ce ne sono anche un po' più... No, Tore Mitraglia, fermiamoci a Tore Mitraglia, un mitragliatore. Stavo dicendo del fatto di quanto io sia entrata in quest'ultimo periodo nella risonanza, nelle macchinette. Ripensando alle macchine del tempo, hai visto un motoraccio, uno spinterogeno, e pensando alle macchine di oggi, che addirittura i meccanici sono disperati perché qualsiasi macchina al giorno d'oggi, queste tutte tecnologie, tutta l'elettronica, te se ferma, recarsi alla propria officina addirittura col carattrezzi e nessun meccanico può più mettere le mani. E automaticamente pensavo anche a questi studi della biorisonanza, di come loro che cosa fanno? Diagnosticano su di noi come l'ingegnere adesso diagnostica con proprio mettendo un cavo nella macchina che gli dice tutto, no? E può agire proprio sulla centralina, si chiama centralina, e così anche la biorisonanza può agire su di noi. Quindi
questo ragionamento un po' più ampio, poi vi spiegherò perché, perché sto dentro a tutte queste, queste cose delle macchine, non per dirvi, ma ci sono entrato perché mi hanno proprio riaggiustato la macchina senza cambiarmi nulla. Sono entrato in un mondo che mi hanno soltanto, mi dovevano cambiare tutto, iniettori, pompa del gasolio. È bastato andare da un genio vero, di questi che è, un ingegnere fatto bene, che vogliamo collaborare insieme. Adesso mi ha messo tutti questi apparecchi e da solo, solamente con quelli, un lavoro che mi avevano chiesto 3.000 euro, con 1.000 euro, ma ne ho dati di meno perché poi dai anche di meno, poi ho fatto altri lavori, praticamente ho aggiustato tutto senza cambiare un pezzo. Vi rendete conto? E la macchina gli ha dato 45 cavalli in più. È esattamente quello che vogliono fare col corpo umano. Molto di meno. Avendo tutti questi cavalli, adesso consuma di meno di prima. Questo signore mi ha detto, molti meccanici che fanno uso di questi software, di queste mappature, di queste cose che sono a livello, possono anche dire al cliente quando deve, vabbè, ti cambio 4 iniettori, pompa del gasolio, quello se parliamo magari di macchine di 70-80 mila euro come so adesso, e lì arrivi subito a 3.000-4 mila euro di spesa, eh? Immaginate che uno mettendo dentro un cavo in questa macchina non, proprio non ti fa cambiare, come se fosse una stampante virtuale a 3D, non ti fa cambiare praticamente niente, ti resetta tutto, ti rimappa tutto, ti cambia tutto. Immaginate che queste cose qua che loro ci hanno dato e ci danno col contagoccio sono tutte cose che hanno preso da noi, da quello che era noi, io intendo la vera energia eterica, il fatto di rigenerarsi, il fatto di entrare in una simbiosi e essere come una macchina, anche se è brutta sta parola, che veniva riregolata, gli davi nuova vita, gli agivi sul debimetro, agivi su quello, su quell'altro. Cioè, lo so che questo è un discorso che non ho mai fatto e che è un po' così, però è un discorso che mi sta dando tante soddisfazioni per quanto riguarda certi ragionamenti che se no non riuscivo ad andare oltre. Adesso capisco anche, comincio a vedere bene quello che eravamo e come loro ci hanno somministrato dal 1947-48 in poi, dagli anni 50, perché quelli per noi sono stati deleteri, dopoguerra è quello più annichilente. Adesso tornando un attimino, tu immaginati come, immaginiamoci come potessero funzionare le cattedrali, queste cose qua che sono dei templi che sono fatti come dei corpi. Poi se noti bene ci sono le cattedrali gotiche che sono con le proporzioni come se fosse un uomo in piedi, ok? Mentre tu vuoi tutte queste greche, queste classiche greche romane che sono invece come dei tipi, come degli uomini sdraiati supini. Che messaggio dà quel Transformer che nessuno ci ha mai fatto ricevere? Che cos'è sta storia di un robot che si trasforma in una macchina? L'avete visto quanti? Sì. Nessuno ha mai pensato qual è il messaggio di questa cosa qua, di questo trasformismo, poi ce l'hanno sempre con questa cosa da... il transformer, il trasformismo, il transumano. Però tu pensa che prima l'uomo entrava lì ed era come, questi erano come delle sorte di computer naturali, però collegati a tutte le frequenze, tu entravi e ti raccordavi come uno strumento musicale. Cioè, ma veramente, allora, cioè ogni singolo nostro organo si chiama organo perché è come uno strumento musicale. Quindi, ogni organo quindi... è accordato a una determinata frequenza. Quindi se tu entri in chiesa, in questi luoghi sacri, appunto, dove avvenivano i miracoli, cioè tu entravi, ti distendevi, c'erano quei canti, quei cori, quelle melodie, quelle musiche, in più l'acqua sotto, l'odore dell'acqua, l'ionizzazione, l'incontro delle energie dall'alto, dell'etere, i canti, la luce solare, tutte queste cose qua entravano tutte quante strettamente in connessione con queste strutture che erano
che erano fatte con delle pietre, con delle cose naturali, tutto naturale, non c'era nulla di artificiale come adesso, non c'era nulla di plastico, non c'era nulla di nulla artificiale, era tutto quanto o naturale o riprodotto in maniera naturale, tipo le malte erano riproduzioni di granito o di altri tipi di marmo, più resistenti ancora, ok? Però, vai Chico. Questa cosa che stai dicendo, Ricky, mi fa pensare alle modifiche che stanno intervenendo oggi proprio per quanto riguarda la salute, no? Adesso c'è la narrativa QAnon, mettiamola così, quella dei patrioti, quella più ottimista, che sta raccontando, favoreggiando dei cosiddetti med bed, cioè i lettini medici che abbiamo visto rappresentati in film come Prometheus o Elysium, roba del genere. Allora, al di là della fondatezza o meno di queste proiezioni future che sarebbero arriverebbero di qui a poco, abbiamo la riproposizione dello stesso paradigma, cioè mentre prima c'era un'energia libera e gratuita anche all'interno degli edifici che noi conosciamo come religiosi, cioè chiese, cattedrali e quant'altro, che dovevano servire la comunità gratuitamente e curare la comunità gratuitamente o comunque rigenerarla in corpo e in spirito, oggi, anche se avessimo questi med bed, avremmo la proposizione di una transizione verso un qualcosa che è destinato o a un'elite o a chi si può permettere il pagamento per determinate cure, né più né meno come quello che abbiamo visto per l'energia. Ma se, è sempre la riproposizione di uno stilema che prende il fondamento dall'antica civiltà e ripropone, rivisto e rivisitato in chiave moderna, il nostro danno. Se noi pensiamo che le moderne cure introdotte dal 2020 in poi, di cui sappiamo molto anche come trascrittasi inversa, eccetera, non sappiamo ancora quale sia il principio, non sappiamo ancora perché è tutto sottoposto a segreto, non sappiamo neanche se ci sia una proteina di un certo tipo che incomincia con la S, che sembra il nome del regista lì. Non sappiamo se c'è un materiale derivato da una matita, perdonatemi se parlo così, ma mi capite tutti quanti, per cui la grafite, eccetera. Ora, non si sa niente, ma per quello che aveva detto il nostro caro Colao, la cosiddetta telemedicina è l'intervento possibile grazie alla telemedicina, non intesa come intervento robotico, ma intesa tramite intervento a onde. Cosa ci sta dicendo? L'ennesimo paradigma che viene riproposto, io ti curo, a un certo punto anche contro la tua volontà, in bene o in male, ti curo, cioè mi curo di te, mi prendo cura di te, che non vuol dire necessariamente in positivo, cioè entro dentro il tuo corpo secondo un determinato paradigma tecnologico che è completamente, prende spunto ovviamente da quello che c'era prima, le onde, il flusso, le frequenze, le risonanze, e te lo ripropongo tramite onde, ma con un paradigma tecnologico completamente diverso. Ricky si è perso. Stefano, non ti sento. Non ti sento. Avevi detto Ricky si è perso e io ho detto non sa tornare. E va bene, adesso ritornerà. Adesso ritornerà. E infatti, tipo giorni fa si è parlato, analizzato sto fatto degli specchi e delle fotografie, e si è visto che in fondo anche loro possono nascondere dei segreti. Qui praticamente dove giri giri le cose che più sembrano una cioè, avevamo l'idea pure del ci hanno preso tutto, pure l'unicorno. Allora dicevo, però ti rendi conto come le cose si intrecciano sempre nel nostro processo mentale, giorno dopo giorno? Il fatto che io vado, vedo anche costosissimo, per potermi curare in biorisonanza ho bisogno di un apparecchio, ho bisogno anche di una visita, e la visita non si fa come fa il dottore
33, la visita si fa facendo una fotografia nell'incavo del braccio dietro la gamba, gliela mandi pure col telefonino, e qui parliamo di migliaia d'euro, non è che dici, quella è la, basta quello, bastano queste due fotografie di queste due zone, che loro ti sanno dire tutto di quello che hai o non hai, e la macchinetta, appunto applicata, notturna, così, porrà rimedio a queste cose che non sono state fatte però con la classica visita del dottore che ti ausculta, ti fa le cose, poi ti prescrive 30.600 analisi, e solo dopo ci sarà un'eventuale cura. Qui parliamo di due fotografie, e quindi ritorniamo a un discorso: non solo ci hanno tenuto nascosto, immagino, un paradiso, non solo ci hanno modificato tutto quanto, e in ogni caso usano un'arte che è proprio quella del lavaggio del cervello continuato e generazionale, ma hanno anche il modo di rendertelo con il loro gusto macabro, delle cose che le, tipo, se i tartari sono stati quelli che conosciamo noi, come il tartaro era alto più della media, era 3-4 metri in ogni caso, il vero tartaro che abbiamo visto come figura, ma facciamo conto che sia quel che sia, ma che i giganti ci siano stati in ogni caso, come è stato rappresentato nella storia e nei film pure ci hanno provato, ma Attila era un nano, era alto 95 centimetri. Cioè, capisci quello che voglio dire? Poi non c'è mai, e queste sono tutte, ti distolgono da tutto. Però ritornando al fatto che fine ha fatto Chicco. No, Riccardo. Riccardo. Infatti Chicco baby, come o gli si è scaricato il telefono e l'ha messo in carica, e intanto tornerà per salutarci, sicuro. Secondo me qui c'entra il gatto. Dici? Potrebbe essere stato Marlon. Ma chissà, beh, spero che non gli abbia spaccato il cellulare. Però, vedi, allora, queste due supposizioni, però è più giusto dire, può darsi che si è scaricato il telefonino, che chissà, il gatto gli abbia rubato il telefono e portato via. Allora Stefano, per quello che stavi dicendo adesso, per ricollegarci proprio a quanto sta succedendo attualmente, poniamo il caso che sia in corso una sorta di procedimento di terraformazione a contrario, cioè quello che loro stanno portando avanti tramite il roramento dei nostri cieli non sia altro che un qualcosa che conduce all'inserzione in atmosfera di metalli pesanti e soprattutto un qualcosa che è collegato alla creazione di una minore reperibilità di ossigeno. Ovviamente questo avrebbe un'influenza su cui noi non possiamo avere alcun controllo. Ma anche qui, Stefano, torna il discorso. Se noi siamo protagonisti o vittime di un esperimento del genere in cui vogliono ridurre il nostro ambiente a un qualcosa di che noi non conosciamo, un qualcosa di contrario alla natura umana, alla natura così come noi la conosciamo, perché ovviamente ne risentono le piante, ne risentono gli animali, la nostra responsabilità, un'opera di sensibilizzazione, un'opera di divulgazione, ma soprattutto un'opera di dissidenza attiva, perché bene o male questa dissidenza prima o poi coinvolgerà anche i diretti protagonisti di questo irroramento, che saranno i piloti, saranno quelli che caricano i droni, saranno quelli che si occupano della manutenzione. Torna sempre, è il nostro consenso che rende possibile l'attuazione dei programmi. Comunque, Gangà, ma aspetta, però, tu hai detto questa cosa, io, però, noi siamo partiti anni fa
tutti i ragionamenti che riguardavano la pietrificazione, il fatto di quel periodo ancora prima dell'età dell'oro, cioè de quando delle iperboreate, quando proprio esisteva ancora l'albero della vita, che magari in certe forme quella è partita come teoria, ipotesi, e tutto quello che diciamo sono ipotesi e teorie, perché non possiamo proprio dire con certezza molte cose, ma possiamo avvicinarci. In ogni caso, il fatto dell'escamotage per poter sopravvivere, vediamola da un altro punto di vista. Immaginiamoci, bentornato Riccardo. Abbiamo... Aveva ragione Chico. Non è stato quindi la ribellione di Marlon. No, come nel frattempo Marlon, che si è acceso il telefono, ho dato a mangiare anche al gatto, così no. Vabbè, così capre e cavoli. Marlon è tranquillo adesso, sta mangiando a posto. E quindi secondo tutta questa teoria si è sempre tralasciato una parte che è un po' magari fantasiosa, il fatto che il costruttore che all'interno, in questo caso lo pongono all'interno, poi lo puoi chiamare Imhotep, Adamo, il costruttore Adam, Imhotep, il suo alter ego a livello egizio, abbia... proprio lui di spontanea volontà, di sua spontanea volontà, abbia cercato il rimpicciolimento. È come, avete visto quel film La Mummia, di quando quello cattivo, la mummia, oppure chi era? Era una specie di mummia che è diventata poi tutto un ammasso di scarafaggi, da uomo che era uomo, si è trasformato in tanti scarafaggi piccolini che scappavano. Hanno fatto anche più di un film dove c'era l'uomo che si riduceva. E si riduceva, ma in tanti uomini e donne? Cioè rimpicciolirsi, proprio perché in questo caso è l'unica cosa che non è in mano loro, ma che è in mano nostra. Quando si parla di coscienza collettiva per esperienze individuali, per esperienze personali, cioè ognuno fa la sua esperienza, ma la coscienza è collettiva, e ci stanno molte branche che parlano appunto che siamo un'entità sola, la nostra divina, la nostra divinità è proprio rappresentata quella. E sì, visto che loro hanno tanti lance al loro arco, in questo caso vediamo sempre, ci saranno pure delle lance nell'arco nostro. E questo fatto che, voi più desertificate e meno ossigeno manca, voi fate così e più noi ci rimpiccioliamo, perché un giardino di 100 metri quadri, se siamo alti 1,80 m, dopo che hai invitato 50 persone, già te mangi come l'esperimento dei topi dopo qualche mese, no? Hai visto quell'esperimento che poi alla fine si mangiano tra di loro, sì, i topi. Sì. Invece, se in un giardino noi ci rimpiccioliamo a livello di 1 cm, un giardino di 100 metri quadri ce ne campa di gente di 1 cm d'altezza. Infatti da là che deriva la famosa frase: noi siamo pochi e loro sono pochi, il resto sono gli lodi, no? Il gregge, dici. Però fatto sta che sarebbe anche bello dire che magari non solo loro hanno le loro campane e noi abbiamo le nostre trombe, o viceversa. Cioè, ci stanno gli escamotaggi ci stanno non solo da parte loro, ci saranno stati pure da parte di qualcun altro, perché lo sento nella scintilla divina mentale, lo sento nella scintilla divina che c'ha Chicco, in quella di Riccardo, in tanti che mi circondano. Sento che c'è un qualcosa che ci accomuna tutti quanti, proprio a livello forte, ci accomuna proprio un qualcosa che sento, ma sento anche che, a prescindere da quello stato confusionale che possiamo avere tutti, che abbiamo anche delle cose che è meglio che non sappiamo, perché possiamo proteggerci meglio se non sappiamo certi poteri che abbiamo in certi momenti. Anche perché forse è stato proprio quello, avere disponibilità illimitata di certi poteri,
Hai visto pure la faccia di Gandalf quando diceva questo è un potere, aveva paura, tutti paura di quell'anello, questo è un potere che non bisogna usare, il potere di questo finirà sempre nelle mani di chi li ha creato. E quindi io penso che di non mollare, invito tutti a non mollare, perché ci saranno prima che la nostra vita volga al termine molte sorprese. Diciamo che siamo arrivati in un periodo molto giusto, no? A prescindere dalla desolazione e dal pianto degli ultimi alberi secolari, delle ultime foreste. A prescindere da quello, per tutti quelli che hanno magari che hanno il timore o gli incubi di come ci hanno avuto i nostri padri, i nonni, della guerra fredda, della bomba atomica che te va a cadere. Ma lo sai quanto costa una bomba atomica, infatti? Pensa che fortuna se cadeva a casa tua, che dico ci vanno miliardi. E noi abbiamo vissuto quel periodo così, poi hanno iniziato una cosa dietro l'altra, quando hanno distrutto i figli dei fiori, ci hanno, mettendo droghe, le solite cose che fanno loro, ci hanno dato quei begli anni di piombo, condito poi da ognuno l'arte sua. Gli americani se facevano la loro bella guerra come al solito, ne hanno fatte a me fare 207, quanti anni? Non sono mai stati senza fare una guerra, qualche anno forse. No, mai stati senza farci una guerra. No, ma quando è nata la US Army, no. Quindi voglio dire, 1800, non mi ricordo che, fino ad oggi hanno sempre fatto una guerra dichiaratamente oppure dietro le quinte, ma molto più di una guerra. Certo. E se segui i loro pensieri, questa tua forza, divinità che senti dentro, diventa in chi diventa un presuntuoso, chi diventa uno che magari se la tira per altri motivi, o un altro che si chiude in se stesso, va in crisi e decide di non avere un misanto, non avere a più fare con nessuno. Però in ogni caso la cosa principale, a prescindere da queste aberrazioni che deve fare, è proprio il fatto di dire: ma io lo sento dentro che qualcosa di strano, che altri dicono strano, io ce l'ho, e ben venga questo strano, perché è un qualcosa che c'è quasi, ecco, in questo caso è proprio, sento una forza atavica che mi collega a un passato, come mi collega a un passato con voi, a un futuro che, certo, se mi lascio abbindolare dai loro modi o permetto alla paura di albergare nel mio cuore più di 3-4 secondi per poi farla diventare proprio un'ossessione, allora sbaglio e faccio molti passi indietro. Ma se continuo testardamente ad andare avanti, a pensare non di essere invincibile o cose, mi possono fare qualsiasi cosa, io posso anche porre fine domani a tutto questo, oggi stesso. Ma in ogni caso sento che non è così. In ogni caso, se anche fosse così, allora non sarebbe valsa la pena di nulla. Ma vedo che, nonostante tutti i salti mortali che ho fatto, è come se avessi avuto ogni giorno dei messaggi, avessi avuto un qualcosa che dovevo andare a seguire. E questa forza, che cos'è che mi spinge a fare tutto questo? Invece di starmene magari, che ne so, con gli amici a mangiare al McDonald's, bere... A birra c'è il McDonald's? La vendono la birra? Sì, e ci sarà sicuramente. Ma io voglio la Coca-Cola sicuramente, se mangio un hamburger, no? Se devi fare, se potessi fare male, le patatine dove le lasci? Quelle fritte con l'olio di macchina? Se dovessi averci, magari se c'ho quello affare che dicono, no? Come mi hanno detto, che magari uno si trasforma, no? L'effetto Manchurian, il fatto dell'MK Ultra, che a un certo dato senti quei... che erano 5 miagoli di gatto, 5 o 4. Un tempo in antichità mica c'avevano che ti chiamavano al telefono e ti dicevano chissà se ieri pioverà. No, usavano i gatti, mi pare, così hanno detto, forse è un'altra scusa per farceli odiare, quando invece io i gatti li amo tanto.
I gatti ti tirano via la negatività, altro che. Certo, che ci faranno con questa negatività? Ma anche bene al cuore i gatti, il fusecchiare del gatto fa. Ma i gatti per me stanno tutti sulle loro, perché non ce ne siamo mai serviti nell'età dell'armonia, anzi proprio li bannevamo da ogni stile di società, perché non c'era, morivano di fame, non c'era negatività da prendere in noi nell'età dell'oro. Sicuramente adesso pure per loro è una rivincita, ce ne hanno de negatività per andare a fare fusa e raccoglierla. Ecco, sarebbe bello tipo arrivare a un punto che c'hai i gatti che conosci, i primi anni ti fanno le fuse e cose, e poi mano a mano sempre di meno, guarda, fino a un punto che non te si filano proprio più, perché non c'è più negatività in te. Quindi anche quello è un ragionamento. Bene, e come mai Chicco sei passato sopra? Non eri perché sopra. Riccardo è entrato dopo di me. Ah, è rientrato. Stiamo facendo un triangolo, scambiando anche le. Allora, che significa? Il triangolo no. No, il triangolo no. Deve essere monotoni. Ma perché si diceva chi va a Roma perde la poltrona? Che avete detto voi adesso? Chi va a Milano perde il divano. Ne sapete troppo. No, chi va a Roma perde la poltrona, ci avrà un messaggio nascosto. Ma anche chi va a Roma a Milano perde il divano. Non ho mai sentito a Milano perde il divano. Io sì. Io non ho mai sentito. Tu l'hai sentita? Sei di Milano. No, io a chi va a Roma perde la poltrona. Poi c'era una risposta che dovevi dire, che era: io sono nato al Campidoglio e la poltrona la rivoglio. Però che significa essere nati al Campidoglio? Perché eri nato in comune, non in chiesa, forse. Oh, sono cose che è più difficili da Tartaria del Mudflod, tante volte. È tutto un grande inganno. Gli scherzi, dai. Ragazzi, diamo anche un qualcosa di positivo a questi cari amici che ci seguono. In fondo, perché non stiamo dando cose positive. No, però vorrei che dicesse anche qualcosa tipo... Stiamo raccontando un reset con sorriso sulle labbra. Diceva questo, Troisi diceva, il Vesuvio è pieno di purè di patate, mangiatevi quello, gli diceva i napoletani. Quando quella era una teoria sua, no? Stefano, una soluzione, un qualcosa di positivo, è dato dal film, senza anticipare. Ma un qualcosa di estremamente positivo è dato dal film. Ricordiamoci sempre una cosa, che possiamo volgere le armi del nemico direttamente contro di lui. E soprattutto una nostra arma può e deve essere l'imprevedibilità. Io non sono d'accordo con chi dice non ci sarà uno scontro, non dobbiamo volere un reset, per un semplice motivo, Stefano e Riccardo. Noi siamo calati in una realtà in cui dobbiamo fare un'esperienza. Siamo venuti a fare questa esperienza ed è inutile rinnegarla, ed è inutile rimandare, perché intanto se non passiamo l'esame in questa vita, ci si ripresenterà tale e quale in una prossima puntata. Tanto vale fare bene l'esame adesso, perché siamo nell'università della vita. Allora, siccome non voler fare la, tra virgolette, guerra, bisogna essere in due a voler raggiungere un accordo, a voler raggiungere una convivenza, basta che ci sia una parte che vuole, decide che ci sarà uno scontro, che quello scontro purtroppo ci sarà, perché se no ti tocca subire. Allora a quel punto, si vis pacem parabellum, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo impegnati in un percorso che deve prevedere una preparazione mentale, una preparazione spirituale e un allenamento, ed è questo il bello del percorso. Se è vero che in qualche misura abbiamo scelto noi di essere catapultati qui, giochiamocela bene. Ricordiamoci che alla base del nostro essere qui c'è una missione, c'è un destino, c'è una scelta, o anche se dovesse essere il caso, comunque la scelta la possiamo fare adesso. Quindi il positivo è proprio vedere questa chiave di lettura delle prima difficoltà. Spiega parabellum per la guerra, così, perché
che non tutti sanno Parabellum, pensano alla pistola. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Preparati, ma non vuol dire che devi preparare necessariamente la guerra, vuol dire che ti devi fortificare. E allora il messaggio di positività è questo, ma soprattutto, essendo esseri umani con una parte animica e irrazionale molto forte, rendiamoci imprevedibili e usiamo contro il nemico, perché è tale, le sue stesse armi. È questo il bello delle sfide che ci attendono. E le armi le armi loro sono proprio per Parabellum. Vedete come usano Parabellum, sembra anche una bella parola. Le armi loro sono quelle che vivono dei simboli, vivono anche dei virgole. Ibis redibis, non morirsi in bello. Si partiva in guerra, si dice che si andava dalla Sibilla Cumana, lei gli diceva andrai, ritornerai, sapete il latino, usa le desinenze, non c'ha quello. Andrai, non ritornerai, virgola. No, andrai, ritornerai, virgola, non morirsi in bello, non morirai in guerra. Ibis redibis, virgola, non morirsi in bello, non morirai in guerra. Quando moriva, i parenti andavano da Sibilla e gli dicevano, ma è morto. E dice, io ho detto, ibis redibis non, virgola, morirsi in bello, andrai, ritornerai, no, morirai in guerra. Vedi, è bastata lo spostamento della virgola. Era una Sibilla coatta, molto. Era una delle prime cose che studiavamo. Sì, ma quella era famosissima, questa del vivo morto suo figlio, è morto, allora aspetta che sposto la virgola. Cioè, per me la cosa è sempre da riportare alla semplicità. Loro vogliono una cosa, non dargliela, vogliono il controllo. Allora, tu per esempio parli molto di contratti energetici. Io la faccio semplice. Se io non voglio una determinata cosa, tipo nel pezzo di oggi, gli voglio dare un pezzo di meno di controllo, non uso lo smartwatch, o non uso la tessera a punti per il supermercato, o non tengo il GPS sempre attaccato, ok, il cellulare è comunque rilevabile, esco senza cellulare. I contratti energetici di cui tu parli, io cerco sempre nella mia limitata ottica e limitata sensibilità di ridurli a un qualcosa di facile. Non mi va l'organizzazione dove lavoro, non ci lavoro. Non mi va di collaborare con il nemico a certi livelli, non collaboro con il nemico per quanto mi è possibile. Poi, essendo calato in un'esistenza materiale, ovviamente perfetta coerenza mi dovrebbe richiedere di vivere da eremita. Sto fumando, ovviamente faccio il gioco dello Stato e delle grandi case. Non sono un eremita. E ho già detto in un'altra diretta che non chiedo scusa per il fumare, perché non devo essere né un guru né un esempio, sono una persona normale con i suoi vizi e i suoi difetti. Quello che sto dicendo è che il contratto energetico ridotto semplicemente, senza richiedere una coerenza totale e ascetica, è semplicemente quello che ci impone una scelta davanti alla quale si può dire no. E questa secondo me è la migliore ottica per portare una dissidenza, un combattimento giorno per giorno. Questo è il messaggio di positività per me. Non siamo impotenti, non siamo inermi, assolutamente. Abbiamo sempre libero arbitrio, consenso da poter rifiutare. È l'esempio da dare. Bene. Allora, dopo aver visto anche i contratti energetici, logicamente nell'ambito della loro agenda, i contratti che ha elencato lui sono abbastanza veniali, ma loro sanno che nell'agenda ci sono pochi, si contano sulla dita della mano, dei contratti che se basterebbe che uno di quelli prendi in mano e decidi di non farlo più, ma tutti insieme, loro crollano immediatamente e potremmo finalmente spedirli a casa loro, letteralmente a... Il più grande calcio che potremmo dare a questi qui a livello globale sarebbe non andare a votare nessuno. No, quello per me fa sempre parte dei veniali. Io c'ho dentro di me, tipo, quante volte ognuno di noi avrà pensato, ah, se nascessi che mi fanno Dio per un giorno, tipo Dio intendo il vero presidente degli Stati Uniti del mondo solo per un giorno.
Io saprei che leggi fare in quel giorno, me ne basterebbero 4-5, ma neanche, pure 3. La prima condanna a morte per tutti questi qua che sono... No, mai, non me... io non giudico nessuno, io dico, arrivo al punto di dire solo una frase, non vorrei essere nei vostri panni, nei loro panni, nei tuoi panni. No, vabbè, la condanna a morte no, svuotiamo no, subito. Ma no, non mi interessa neanche, io so quello che dovrei fare, se... però devo avere obbedienza cieca, solo per 24 ore. Sei un dittatore. Obbedienza cieca per 24 ore. Io invece li manderei, io li manderei dal giudice supremo direttamente. E poi che cosa, però lui, anche qua lui deciderà, io non devo fare il giudice. No, non ci deve essere nessun giudice, devi fare proprio delle azioni. Proprio delle azioni vere, poi vedremo. Stavo dicendo, l'Agora, lì tu facevi, ecco, il Pericle, il Leonida, quant'è che stavano? I 7 anni pure loro, i 5 anni durava la magistratura. Poi dopo venivi giudicato in base a quella loro legge oligarchica. L'oligarchia mi ha sempre fatto più paura della dittatura, tante volte. Perché gli oligarchici li vedo sempre come un consenso che sacrificherebbero chiunque. Il comunismo è la cosa più utopistica, ma meravigliosamente utopica, perché sarebbe bello il potere di tutti su tutto. Il socialismo, potere dei pochi su tutto, è niente. Come dittatura, potere di uno su tutti. E il potere di tutti su tutto, come è possibile? Il comunismo vero, quello che non è mai esistito, come la vera democrazia che non è mai esistita. Cioè, ci dicono parole e sanno come convogliarci a farci credere di vivere in una tendina, in una suite d'albergo, invece stiamo in una tendina canadese, per dirtene una. È così, hanno questa facoltà. Vai Chico, stavi alzando il dito prima. Ma... No, su queste cose che sta dicendo Stefano, sulle varie forme di governo, sull'organizzazione delle varie forme di governo. Allora, un analista che io cito molto spesso è Martin Armstrong. Invito tutti quanti a entrare sulla sua sezione blog, Martin Armstrong, ripeto. Lui prevede una caduta del sistema attuale nel 2032 e le sue analisi si innestano, lui è noto come The Forecaster, il previsore, le sue analisi si innestano su analisi prettamente economiche che ovviamente poi finiscono per diventare geopolitiche. E lui sostiene che le democrazie come oggi noi le conosciamo, che sono democrazie falsamente rappresentative, falsamente governo del popolo, demoscrazia, vedranno praticamente una caduta irridimibile e irrimediabile verso una svolta che prenderà piede dopo un bel brutto periodo nel 2032, che guarda caso coincide con come dire, l'agenda 2030. Guarda, scusa Chico, per dirti che nel 1983, quando ho preso sto libro nuovo della filosofia americana, in cui annunciava e diceva appunto che il capitalismo gli restavano ancora pochi anni di vita, ma avrebbe potuto allungare alleandosi con la democrazia praticamente per altri 50 anni, 1984-83, che anno fa? 2000? E 23 però 32 2032 sì. Perché noi siamo di formazione umanistica, filosofia nostra, che ci hanno portato a scuola Aristotele, tutti i vari Moneti, quelli, quell'altri, poi dopo i vari Kierkegaard, Schopenhauer. Invece gli americani non hanno mai avuto, se loro si chiama controattualismo, utilitarismo e garanzie americane, hanno una filosofia
che è pazzesca sotto certi aspetti, lo sapevano già, si sapeva che il capitalismo era una bomba orologeria, però se trovava dei validi alleati poteva ritardare e portare nello strapiombo loro e gli altri. Ma, Stefano, un libro che io avevo letto, di cui magari ha sentito parlare Riccardo, che in economia è più forte di me, era, non mi ricordo l'autore adesso, Il tradimento dell'economia. E parlava appunto del capitalismo come un sistema che si autodivora. Tieni conto, Stefano, che per me il comunismo, così come ci è stato tramandato, è una bella favola, perché laddove è arrivato il comunismo, che tanto si glorifica in tutte le sue manifestazioni, ha portato devastazione con la rivoluzione bolscevica e le decine di milioni di morti. Del comunismo, mica ho detto potere di tutti su tutto, ho detto come la più grande utopia. È ma impossibile, Stefano, un attimo, perché un attimo, io qui ci tengo. Stefano, una cosa, allora, a me spaventa, oggi come oggi, di sicuro non sto tacciando te di essere uno sponsor di questi, manco per sogno, quindi chiariamo subito, però la figura del WEF, di Davos, non avrai nulla e sarai felice, è l'essenza del comunismo, e io la rigetto in tutte le maniere, così come la decrescita felice di grillina memoria non è altro che una versione edulcorata, riveduta e corretta, tramite la sponsorizzazione delle risorse limitate, falsamente finite, che è stato voluto da Grillo proprio per spingerci nella situazione in cui siamo. Per cui per me, oggi come oggi, il comunismo, tra tutte le ideologie, così come il capitalismo sociale, cioè il capitalismo è il guadagno per i ricchi, e invece le perdite distribuite in capo alla collettività, è così, la storia del gelato tagliata a porzioni, ma comunismo, bravo. Il comunismo l'abbiamo visto con la storia di Marx, che chi era veramente, e se fosse comunista, no, aspetta, prima, chi era Marx veramente, Stefano, perché molti non lo sanno. Era l'uomo più malvagio che sia mai apparso sulla terra, un uomo che ci siamo, un libro che scrive dei genocidi e dei distruggi, ha portato avanti la carestia, parliamo di milioni, l'Ucraina dal 1930, quello che ha subito quegli ucraini non se lo può immaginare nessuno, tutti i morti che voi vedete sono morti tutti quanti fatti apposta, indotti dalla politica di Karl Marx e di Stalin e queste politiche che proprio erano dettate dal capitalismo, diciamo così, dalle solite lobby, dalle solite cose. Ma secondo me, con il loro gusto macabro, hanno chiamato comunismo quello che c'era prima nell'età dell'armonia, o quello che c'è stato dopo l'età dell'armonia, quando hanno cercato le razze unite del mondo di mettersi insieme. Se tu poi allora vi ricordate il film di quella cena che hanno litigato perché volevano dar nome al figlio, in Italia, quello tradotto in italiano, Benito, il vero film francese, Adolf, e era una famiglia di queste classiche, proprio di quelle di oggi, che vedi adesso, i socialisti, quelli che cantava Venditti, sai, tutti questi di sinistra, è successo un macello dentro quella casa perché volevano dar nome Adam. E lui diceva, ma Adam, come Adam, diceva di uno scrittore. Però effettivamente, che cosa vogliamo dire? Comunismo, Adam, Adolf, Benito, sono nomi che ti richiamano subito alla mente che cosa? Negatività, magari, in certi, dico, come roba, come scuola, come tutto. Quindi nulla osta che anche il comunismo, perché è un'utopia troppo grande che presuppone, io l'ho sempre visto come una cosa irrealizzabile in questo mondo, ma che sarebbe stato bello che tutti avessero degli intenti in comune. Stefano, siamo incastrati, uno degli inganni. Allora, per esempio, non si parla mai del cosiddetto petrolio abiogenico, cioè l'origine del petrolio non fossile, ma come se fosse il sangue della terra, che fa di pari passo con l'energia eterna. Allora, siamo noi incastrati in un paradigma in cui bisogna lottare per le risorse
e i fratelli si fanno la forca. Nel momento in cui passi questo, e immaginati tu di avere tutti i soldi del mondo e ti puoi comprare 200 televisori, non te ne fai niente, te ne metti uno in cucina e uno in soggiorno, ok? Io non c'ho neanche la TV in soggiorno. Ti dico, sto facendo un esempio. Allora, nel momento in cui tu hai il tuo e stai bene per soddisfare le tue passioni, sei all'interno di un altro paradigma. È la stessa differenza tra quando eri a scuola o all'università e ti prendevi il tuo voto e invece poi vai magari a dare un concorso pubblico e lì è la forca perché i posti sono pochi e tu devi essere meglio degli altri. Qui è la stessa cosa, è un paradigma di lotta che secondo me è falsato volutamente e che quindi ci fa competere per le stesse risorse che pure non richiederebbero competizione. È lì che la forma di governo è sbagliata, oltre che la nostra moralità, è sbagliata la realtà in cui siamo calati. Vanno di pari passo le due cose, perché la scoperta di un'altra realtà comporterebbe un'altra moralità e un'altra moralità, cioè la messa in discussione di quello che noi conosciamo e diamo per certo, comporterebbe la scoperta di un'altra realtà. Vanno di pari passo e si intersecano, e ancora una volta siamo noi i protagonisti. Tanto il comunismo negativo ha influenzato pure il pensiero di come viste le comunità, comunità, comunione, vabbè, la comunione, la comunità, uno ha sempre voluto pensarla come una comunità di intenti. Il fatto che le parole loro riescano a fartele odiare per quello che rappresentano e fartele proprio diventare specifiche per le cose, io di tutte le cose mi sento una persona che ha dei problemi con questa libertà limitata, ma la cosa più peggiore che mi dà un senso proprio di schiavitù è quello di non poter essere libero di fare qualsiasi gesto. Non parlo in termini cose che oppure ti dicono tipo no, non devi fare così, oppure tu prima hai fatto così. Tutti questi gesti e questi simboli che ti mettono in mano, in bocca per dirti allora è massone, allora è così, oppure non puoi parlare. Io voglio pensare che tutto è nato da me, come parola, come tutto, da me nel senso atavico della forma. Quindi se per me Adolfo o Giuseppe, Giuseppe è un nome come un altro, se il numero 66 può essere un numero come un altro, voglio identificarlo così, non voglio mettermi nelle specifiche di dover fare questo zig zag in tutte le cose. Sono abbastanza, diciamo, facilone su queste cose, passo, vedo. Ho troppe cose da vedere per potermi soffermare sul fatto dei comunismi, delle ideologie, dei comunismi, delle cose, però mi sarebbe piaciuto vedere, mi sarebbe piaciuto pensare come penso a una comunità di persone che cercano di rivalutarsi e rivalutare tutto, a una comunione di intenti. E noi in questo momento siamo una comunità, Stefano. In questo momento noi tre e chi sta seguendo la diretta siamo una comunità che è riunita attorno a uno stesso interesse e verso un medesimo percorso di crescita. Per me è questa la comunità, una comunione di intenti, una comunione di spirito, una comunione di forze. Ma è ben altra cosa rispetto alla imposizione dall'esterno di una comunione forzata con persone che magari non vuoi, o con il demandare la responsabilità a qualcuno. Per me il discorso di Riccardo sulla delegittimazione è assolutamente feroce e assolutamente giusto, nel senso che la prima cosa da fare è delegittimare le istituzioni. Ma io lo dico seriamente, cioè, lo dico perché ci credo davvero. È la delega. Allora, il potere al popolo, ma il potere va, il popolo quando va nelle urne non ha più il potere. Urna. Esatto. Cioè, proprio è la tomba. La morte della rappresentatività. Di,
sta delegando un altro che faccia le cose che dovresti, di cui dovresti. Sì, non finiamo in questi discorsi, perché non farò mai live o cose che riguardano la politica. Beh, li considero troppo attori di serie B. No, ma difatti sono politica... direttamente che ci possono regare fastidi, però è molto limitante per me. Addirittura parlare ormai della storia tutta di quello, non ho più voglia proprio di perché non riesco proprio, quando si dice non si riesce più a... mi vergogno anche a parlare a pensare alla storia del Beppe Grillo, dei 5 Stelle, delle fregature, dei politici, di quello che c'è sempre in televisione che peggiora sempre. Io anni che non c'ho la televisione e devo dire che quando mi capita di vederla dico è sempre peggio, è un qualcosa che dobbiamo proprio eliminare. Ragazzi, io sono un po' stanchino. No, andiamo a dormire, mi sa che quelli che ci seguono siamo da 2 ore e 40. Sì, no, vabbè, mi sono alzato alle 4:30, domani devo riandare al lavoro, quindi mi sa che è dura. Infatti, come ha detto Viracocha, ha detto 3 ore di nulla. Ora dice: questo è un salotto dove si parla del PU, cosa vuoi, un miracolo? Che vuol dire? Ah, forse perché ha risposto un'altra persona. Che... è giusto, Viracocha, può essere nulla per te e tanto per noi, perché magari ci sono forme energetiche e frequenze, caro Viracocha. Yeah, è uno pure potente questo in Sud America, no? Magari abbiamo delle frequenze o del qualcosa che mentre stiamo facendo finta di parlare stiamo dialogando in un altro modo, se tu non riesci a sentirle queste cose. Può essere così, può essere cos'ha. In ogni caso la faccia, eccola, ce la mettiamo tutta. Chicco, mamma mia, questi capelli ti stanno crescendo in maniera esponenziale. Fra un po' ti raggiungo. Fino all'altro giorno, eh? Fra un po' ti raggiungo. C'è un ombre lobo vero e proprio. Un uomo anche a me crescono immediatamente i capelli. Siamo sardi. Ombre lobo. Ogni 2 settimane me li devo tagliare perché mi crescono. E anche sì, infatti questo fatto dei peli, io devo dire che la pratica, adesso li ho raccolti con un po' di gel, se no non mi si può, c'ho i capelli lunghissimi, mi vanno dietro, scendono, non me li taglio più. Diventerò un capellone incredibile, perché sento che io ho sbagliato a farmi quello. Sono antenne. Quello come dice anche taglio alla Marinz che te facevi così. No, voglio proprio le antenne mie, voglio che fluiscano libere stavolta, hai capito? Ecco, vedi? No. Vedi? Stefano, la prossima volta diretta con Brando Hardy, che ha i capelli un po' più lunghi dei nostri. Ma è ancora vivo Brando Hardy, no? Ma penso di sì. A meno che Brando Hardy per me è del sistema. Sono tutti del sistema. Tutti del sistema, però in certi momenti, qualche volta, ai miei tempi, era uno di quelli che noi ragazzi, vedi, era il poliziotto buono, ci avvicinavamo un po'. Vanità, tutta vanità, poi la fiera dell'est, tutta quella storia del Topolino. Sì, effettivamente ci stanno e ci sono stati dei cantanti. Io ero innamorato di quando uscì, Moby Dick. Io quanti anni c'avevo? Andavo al liceo. Ma ricordate voi, Banco del Mutuo Soccorso, erano bravi. I Nomadi, quando c'era lui. E poi ti do il numero di telefono di mio padre, così parli con lui di musica. Infatti, siete troppo giovani. Voi vi ricordate... Dammi basta la babbumi ogni mattina. Voi siete di quelli fiumi di parole. No, mio padre attacca le musiche di paese. Come si chiama? La fisarmonica, praticamente le feste paesane. Con le musiche me ne sono fatte tutte, di Balzer, queste cose qua, Littertoni, tutto. Ma parliamo di Piero Marras, che non lo nomina mai nessuno. Piero Marras un grande. Piero Marras è stato,
infatti ci stava arrivando. Poi ci sono stati quelli che veramente nel corso degli anni si sono dimostrati cazzuti, si sono dimostrati veramente che qualcosa hanno, non hanno chinato tanto. Piero Marras, quando ha fatto Stazioni Uniti, quella dai su forza, dai Gavino, fai vedere alle signore come si fa con una pecora all'amore. Perché i turisti venivano tutti, dai, ecco, venite a prendere la Sardegna, questa bella cartolina, che più ridere non sa, che piangeva a far vedere Gatto Silvestro. Che... E poi è bellissima quella del... chi era? Il figlio del re. Quando diceva, dimmi cosa mi hai portato, padre mio, ti ho portato un sacco pieno di esperienza, e lui al padre, alla madre, diceva, non la voglio l'esperienza, questa esperienza che mi dai è un sacco pieno di bugie. Poi che mi hai portato a, a prega, a chiesa, che mi hai portato stato, e ogni cosa che ti ho portato un sacco pieno, na, na, na. E lui diceva, non la voglio, non la voglio, non voleva niente, non ha voluto più niente, anche l'esperienza dei genitori, non l'ha voluta più. E lui, sono state belle canzoni quelle, in giro per gli Stati Uniti. Beh, ragazzi. Beh, io vi saluto a tutti, ragazzi. Prima facciamo un giro per concludere, sì. Da Chicco a Riccardo, come si dice, come Manzoni, se siamo stati tediosi, ma d'altro canto chi ci conosce, siamo quattro gatti in fondo ancora, chi ci conosce sa che non prepariamo nulla e che vogliamo parlare proprio per la nostra, per il nostro connubio energetico, proprio così, come si dice in termini artistici quando uno parla, come viene viene, insomma. Abbraccio. Si diceva abbraccio, perché? C'è un perché? La vita mia è piena di perché. Cioè, perché? Si va a braccetto, non lo so. Va bene, va bene. Io saluto tutti quanti caramente, ringrazio per aver seguito questa diretta improvvisata, scusandomi per la solita mancanza di professionalità e mandando un abbraccio a tutti come fa in genere Riccardo, ringraziando per l'ospitalità Stefano, e magari ci vediamo sul canale, se ne avrete piacere, sul canale Telegram. Ciao a tutti ragazzi. Vai Ricca. Grazie mille a te per l'invito, grazie a te Chicco per aver copartecipato con noi. Un bacio, un abbraccio a tutte le persone che ci hanno seguito, anzi le anime, scusate, le persone, una prova bruttissima, persona, un bacione, troppe cose, a tutti, a tutti gli attori, noi non siamo attori, a meno che non siamo, non lo decidiamo noi di esserlo, no? Però facciamo gli attori dei nostri film, facciamo registi e attori. Anzi, io sono una comparsa, proprio compaio di qua e di là, faccio proprio la comparsa, ho sempre fatto la comparsa in fondo, ecco, mi piace la comparsa, devo rivalutare la figura della comparsa. Tu facevi la comparsa da giovane, perché dovevi realizzare che prende il film. La vita è un battito di ciglia, fare una comparsa. Dice, spirito, che fai? Vado a fare la comparsa su una porzione di terra. Molto, molto... E in quale teatro vuoi andare a fare la tua comparsa? Oh, sulla terra. Beh, è tutto pieno, oltre al muro dei ghiacci. Anzi, prossimo spettacolo dove andiamo? Su Marte, Steph? No, Marte lo sai dove? Io la vedo orizzontale. Subito dopo il polo a destra, al polo sud a destra. Ma con il rover o senza? Come ci andiamo? No, con la Tesla. Ah, no. Così la andiamo a foto con il fotovoltaico. Andiamo. No, potremmo fare come il film, allora attaccare questi CERN, queste cose, riappropriarci dei portali e via. Facciamo come facevano i Magus di un tempo, no? Che te pensavi? Che aspettavano veramente la diligenza quelli. Beh, un saluto a tutti. Aspetta, aspetta. Che fine hai fatto? Vuole far saltare il gatto. C'è Marlon che vi vuole salutare. Ah, ecco Marlon.
Ma è un delfino grigio. Questo è un misto tra, boh, sembra una sorta di gatto siamese. Un bel gatto. Quanto c'ha? Questo 2 anni, 2 anni e mezzo. L'altro è un orso. Ah. Vuoi vedere anche l'altro? È qui a fianco anche l'altro. Prendi pure l'altro. Ormai Marlon è piccolino, però si incazza quando lo prendi in braccio. Non vuole. Vedi, sono proprio umani allora. Invece questo è già più insomma questo, guarda che bello, questo è grande guarda. È grande quanto me, fatti vedere, sì. Saluta, aspetta vai. Niente, sei troppo felice stasera, angosciate un po', se no vanno via, è vero, mannaggia qua, sai che sono preoccupato, ho paura che questi alieni cattivi mi uccidano, capito? Quindi ho paura. Mi vedi preoccupato per questo. Beh, ragazzi, dai, un salutone, è stata una bella serata. Grazie ancora a tutti quelli che ci hanno seguito e a voi. Buonanotte. Ciao. Gamba.